tanto non va giù, tra poco va pure giù. Che dici, iniziamo da... Come sarebbe da... Prendi salvo un capitolo 40. Salvo 40? Che freccia ti hai? Se salvo un capitolo 40, e se no questo momento iniziamo da... Hai dato scritto in verità. Sì, possiamo prendere la scrittura direttamente. Quindi bravo, iniziamo da Giovanni. Giovanni 4:24. Controlliamo, siamo live. Ehi, Shalom. Shalom. Shalom che significa pace. Noi siamo gli ebrei israeliti, siamo il vero popolo della Bibbia qui attraverso lo spirito e il potere del Dio vivente, Yahweh Basham, Yahweh Shai. Un altro giorno per le strade, per le vie, per portare la verità della Bibbia e chiamare le pecore smarrite della casa di Israele a tornare al vero Dio, al Dio vivente, Yahweh Basham, Yahweh Shai. Come sempre, prima di iniziare, diamo tutta la gloria, il potere e le lodi a Yahweh Basham, Yahweh Shai, Basham, Rakakdash. Yahweh è il vero nome del Padre, Yahweh Shai è il vero nome del Figlio nell'antico ebraico. I nostri doppi onori agli apostoli e agli anziani della Gran Pietramolino, CMS, per aver insegnato bene la verità della Bibbia. E Shalom agli eletti della casa di Israele che oggi sono dispersi nel mondo e a coloro che cercano e che servono il Signore in totale sincerità, umiltà e in verità. Shalom. Shalom. Se puoi iniziare, Hak. Sì. Questo è il libro di... Come vedete il titolo... Cosa è il titolo? Il titolo è adorare Dio in spirito e verità. Questo è quello che il Messia, Yahweh Shai, colui che il mondo conosce con il falso nome greco di Gesù Cristo, il vero nome del Messia nell'antico ebraico è Yahweh Shai. Noi veniamo nel nome del Padre, Yahweh, e di suo figlio, Yahweh Shai. Yahweh, colui che salva, colui che è o colui che esiste, e Yahweh Shai, colui che salva o è il Salvatore. Siamo il vero popolo di Israele a chiamare le pecore smarrite della casa di Israele attraverso la verità della Bibbia, attraverso il cibo spirituale. Questo è il libro di Giovanni, capitolo 4, versetto 24, che dice: Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Il Padre è spirito. Praticamente per conformarti al Padre bisogna tornare a essere spirituali. È una cosa che pensandoci, se ci mettiamo a riflettere quando camminavamo nel mondo, anche quando camminavamo nelle religioni, a tutto pensavamo tranne che a essere spirituali. Anzi, magari le cose spirituali un po' ci spaventavano a vedere la gente che aveva, diciamo, più un'influenza. Cioè, diciamo che noi le cose spirituali le attribuivamo. Sembrava anche una parola brutta, le cose di quando si parlava di spiriti. Sembrava anche dei termini, questo modo li fa vedere come brutti. Quindi... No, assolutamente è importante questa cosa che hai detto, perché i tempi sono cambiati, in cui la carnalità viene più adorata, la carnalità viene messa su un pedestallo. Sì, il mondo ti porta a essere carnale oggi. E quando dici che sei spirituale, sei visto o con un malocchio, qualcosa di misterioso, chissà cosa, o sei visto proprio strano, ok? Sì, come qualcosa di occulto. Assolutamente. Che poi anche nel termine occulto non c'è niente di male, che alla fine occulto significa nascosto. Nascosto. E come dice il Signore, non c'è nulla di nascosto che non debba venire alla luce e non debba essere manifestato. Anzi, il Signore proprio dice: non rimanete occulti, diciamo venite alla luce. È quello che noi attraverso lo spirito veniamo quando... E la Bibbia parla dei nascosti, anzi, ve lo tiro fuori. Quando noi veniamo e ci mettiamo in strada davanti alla gente a portare la verità della Bibbia, veniamo qua con la tabella delle 12 tribù, con la nostra Bibbia per dare cibo spirituale. Per questo il mondo oggi ci vede come strani, perché sta camminando in uno spirito mondano, perché... Che parliamoci chiaro, fin da bambini, fin da quando siamo andati a scuola, se loro ci hanno insegnato che noi ad esempio venivamo dalla scimmia e non veniamo da un Dio, praticamente ecco cosa dice il Signore Yahweh Shai, fa Dio e Spirito. La prima cosa che fa questo mondo è proprio separarti dallo Spirito. Anzi, puoi prendere una scrittura, si trova in Salmi capitolo 2 versetto 1, che ti fa proprio capire come fin dal principio ci hanno cercato di...
di spegnerci spiritualmente e quindi di separarci dal nostro Dio. Di spegnerci spiritualmente, di separarci dal nostro Dio. E quindi, cavolo, mi è sfuggito il punto. Di spegnerci spiritualmente, di separarci dal nostro Dio. Leggi. Questo è il libro di Salmi, capitolo 2, versetto 1. Perché questo tumulto fra le nazioni è perché meritano. Ehi, vedi che assolutamente avevo tirato fuori questo precetto per dire che siamo nascosti. Ok. Perché all'inizio parlavi di occulto, ok, che non c'è nulla del male. Infatti, il popolo dell'Altissimo è un popolo in questo momento, coloro che lo seguono non sono conosciuti, ok? Non sono occulti, sono nascosti, ok? Dice, perché questo tumulto fra le nazioni e perché meditano i popoli cose vane. I re della terra si danno convegno e i principi congiurano insieme contro il Signore Yahweh. Rileggi da capo, Bakashak. Com'è? Rileggi da capo. Allora, questo è il libro di Salmi 2, dice, perché questo tumulto fra le nazioni e perché meditano i popoli cose vane. Ecco qua, perché questo tumulto tra coloro che governano il mondo, tra queste nazioni? Ma perché si mettono a parlare, a organizzare e a fare se sono cose inutili quelle che stanno facendo? Perché al finale lo sappiamo che tutto quello che insegnano e che predicano non vale niente dal punto di vista scolastico. Cioè, diciamo che la sapienza di questo mondo veramente non è nulla, ok? È solo un'illusione, fanno credere che sanno, che sono, che vanno su Marte, ma non vanno da nessuna parte, ti girano il film lì in Hollywood. Ti hanno fatto credere che sono andati sulla Luna, ma in realtà sono andati giù allo scantinato a mettere quattro telecamere a farti bene la ripresa. Ti fanno credere di conoscere la soluzione a un problema, quando sono loro stessi che causano il problema. Infatti questa scrittura dice, perché meditano cose vane queste nazioni qui? E qual è quella cosa la vana che stanno meditando? È quello di creare un nuovo ordine mondiale in cui è guidato dai figli di Esau Edom, ma appoggiati da tutte le altre nazioni. Infatti quando guardate l'ONU, Foro Economico Mondiale, non sono solamente i paesi europei, sono tutti gli altri paesi, India, Cina, ok? Tutte queste nazioni qui stanno venendo con una soluzione, ok, per il mondo, ma una soluzione fuori dalla soluzione dell'Altissimo, ok? Il Padre non ha pianificato un mondo dove mangeremo carne sintetica. Il Padre non ha pianificato un mondo dove cresceranno i frutti senza semi, ok? Queste sono le immaginazioni vane di queste nazioni qui, ok? Praticamente loro attraverso questo poi ti fanno credere che sono loro che hanno il controllo di tutto, ti fanno credere che loro sono Dio, come dice la scrittura. Lo scopo era questo. E quindi praticamente lo scopo è staccarti spiritualmente, come adesso andremo a leggere dall'Altissimo. Anzi, leggilo, Baba Kashak. Sempre Salmi. Salmi, sì, sì. Questo è il libro di Salmi, capitolo 2, versetto 1, dice, perché questo tumulto fra le nazioni e perché meditano i popoli. E quando si parla di tumulto, la parola tumulto ha a che fare con instabilità, ok? Ha a che fare con preoccupazione, ok? Queste stanno creando preoccupazioni per tutti. Guardate quante leggi devono modificare e cambiare per far arrivare questo nuovo ordine che stanno cercando di spingere. Ne paghiamo tutti. Pochi anni fa abbiamo dovuto tutti prendere le acque di Vanessa perché fa parte dei piani loro per farci arrivare a questo nuovo mondo che stanno creando, ok? Che alla fine lo scopo è quello di mettersi, di porsi come Dio, come secondo Tessalonicesi 2, che dice che questi uomini si pongono come Dio, ok? E si mettono più grande al di sopra di qualunque cosa chiamato Dio. E qual è una tattica che fanno? Attraverso questi tumulti, attraverso le varie preoccupazioni, le varie ansie, è l'esempio che ha tirato fuori il fratello, quello che è accaduto qualche anno fa, dove hanno spaventato praticamente l'intero mondo dicendo che se contraevi quel virus praticamente eri morto. Attento. Ok? Quindi attraverso questi tumulti, attraverso queste preoccupazioni, questi
questo essere turbati nello spirito, ok? Questo essere attraverso il turbare le persone, perché praticamente poi quello che hanno fatto è stata una campagna mediatica dove nel mondo tu sentivi sempre lo stesso messaggio alla televisione di lavarti le mani, di tenere la distanza. Cioè praticamente mi ricordo i primi tempi andavo a casa dei miei genitori che avevo paura di toccare, che ero l'unico che andava a lavorare, che la mia azienda non aveva chiuso. E io mi ricordo che entravo in casa, avevo paura di aprire e di toccare con le mie mani il frigo. Cioè praticamente ci avevano traumatizzati psicologicamente. Infatti davvero questa cosa qui è stata davvero forte, perché anch'io mi ricordo, meno male che siamo entrati nella verità in quei tempi là. Perché anch'io ad un certo punto avevo sintomi stupidi di magari una cosa e avevo già la preoccupazione, non che ho fosse... preso, ho preso, dove ho toccato, dove non sono stato. E questi sono i tumulti che mettono, queste preoccupazioni in cui Yao Shai ci ha anche avvertito di non preoccuparci di queste cose qui. E lo fanno apposta per tirare via quell'uomo spirituale, per farti capire che è tutto carnale, ok? Infatti è un precetto. Questo è Proverbi capitolo 29, versetto 25, che dice: la paura degli uomini è una trappola, ma chi confida nel Signore, Yahweh Basham, Yahweh Shai, è al sicuro. Assolutamente, perché parte di questa agenda, ok, è infliggere paura sulla gente, e lo hanno sempre fatto. Lo hanno fatto anche quando cambiavano la vera moneta, che era oro e argento, e quando volevano darvi questa moneta fasulo, ok, hanno dovuto creare un tumulto, ok, per farvi avere i passaporti per girare il mondo. La seconda guerra mondiale è stata creata per questo, per mettere quel blocco sulla gente, in cui se devi entrare in un paese devi avere una carta identità, devi avere un'identificazione. Quindi questi diavoli hanno sempre agito usando questa maniera qui. Ecco perché le scritture parlano di essere svegli, no? Okay, di non addormentarsi come il resto del mondo, perché non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Questo uomo non è un gran genio, perché gli stessi mezzi che ha usato anni fa li sta ripetendo. Esaù non è un gran genio, perché lui ripete il passato, ok? Crea un tumulto. Quando sei nello stato di paura, allora sei molto più manipolabile. E guarda come si è adempiuta poi la scrittura. Perché questo tumulto tra le nazioni? Perché meditano pensieri vani, pensieri poi inutili, che poi alla fine vediamo, passato qualche anno nessuno se ne frega più, nessuno, è come se non fosse successo niente praticamente. E quelli che lo hanno preso... Quindi quello che era un tumulto ai tempi, che erano tutti agitati, qua maschera, non maschera, entri, se non hai il pass vattelo a fare, sei un egoista perché pensi a te stesso, non lo devi fare per te, lo devi fare per gli altri, per gli anziani e per i bambini, e di qua e di là, questo tumulto, questa agitazione, questa paura nel quale hanno messo l'intera popolazione. E adesso guardate, quando è stato... Ieri, cavolo, ero... sono andato a fare una scampagnata, eravamo su questo ponte, cavolo, eravamo tutti quanti super attaccati, e mi è venuto il momento e ho detto: qua non hanno più paura del cocco 19, pensavo, del cocco 19. No, ormai, cioè, quel tumulto è passato. Per questo questa scrittura qua ci deve mettere in guardia, che ci fa capire che dice la paura degli uomini è una trappola. Infatti quindi loro utilizzeranno la paura per metterti in trappola. Come? La paura di rimanere senza cibo, la paura di rimanere senza lavoro, la paura che ti portano via il conto in banca. Queste saranno le trappole affinché loro possano obbligarti a prendere il marchio della bestia, il chip. La paura di che ti prendono i tuoi soldi in banca, e allora tu prendi il chip. La paura di rimanere senza lavoro, allora tu prendi il chip. La paura di perdere la casa, allora tu prendi il chip. Infatti questo è il libro che però poi sarà tutto vano, perché poi viene la terza guerra mondiale, tutto verrà distrutto, chi se ne frega di andare a lavorare? Ecco perché dovete camminare in spirito, è qui che viene questo titolo qua, vai. Salaghia, no, perché chi se ne frega di andare a lavorare, allora magari qualcuno adesso pensa non vado più a lavorare. No, in quei giorni là, quando arriverà quel giorno che tu per andare a lavorare dovrai prendere il chip, in quei giorni chi se ne frega di andare a lavorare? Ma oggi andiamo a lavorare, che oggi... non siamo ancora in quei tempi dove saremo messi alla prova da quel punto di vista là, e oggi poi dobbiamo lavorare per mantenerci. Questo Salaghia volevo dire. No, Yapa, perché è quello che lo scopo di questa lezione è quello di farvi camminare in spirito, forza e coraggio, non in carne, ok? In spirito, perché coloro che camminano in carne
Abbiamo visto, abbiamo tirato fuori questi esempi, no? Facendovi vedere. Insegniamo la verità della Bibbia. Tu credi alla Bibbia? Beh, volevo leggerla, non l'ho mai letta, ma... Sì, uguale come noi, sai, prima di essere qua non l'avevo mai letta la Bibbia. Bel babboncino. E quando siamo nelle religioni non ci viene voglia di leggere la Bibbia. Quando facciamo parte dei cristiani o magari ci mettiamo a praticare il Natale, diciamo di credere anche in Dio. Però poi quando andiamo a messa non vediamo l'ora di scappare via, non vediamo l'ora di... Sì, la religione è una... Assolutamente, infatti la Bibbia non parla di religione, sai? La Bibbia non parla di... Le religioni le hanno create gli uomini. Infatti noi non siamo una religione. Noi stiamo chiamando fuori dalle religioni. Bene ragazzi, buona giornata. Giornata. Stavamo dicendo che sì, stavo finendo il punto. Can, stai dicendo che bisogna camminare in spirito. Bisogna camminare in spirito e non in carnalità, perché volevo tirare fuori anche il libro di Galati 5:16 che dice: questo dico allora, camminate nello spirito e non soddisferete la lussuria della carne. Qual è la lussuria della carne? La carne arriva a un certo punto quando comincia a preoccuparsi. Ok? Ma gli uomini che camminano in spirito, pensate nel libro di Maccabei, okay. Le sette famiglie che sono state uccise, i sette fratelli che sono stati uccisi, incluso la madre, questi qua non camminavano in carne, ok? Sono stati costretti a mangiare cose sacrificate a idoli. Pensa che livello di fede devi avere. Guardate che livello di questi uomini camminavano in spirito, perché se non fossero in spirito non saranno nemmeno riusciti, ok? E questa stessa prova sta arrivando in un'altra maniera, dove saremo costretti a partecipare a sacrifici dei demoni, che arriverà come il gran microchip, che sarà l'ultimo colpo dei figli di Satana, i figli di Esau Edom. Quindi noi non possiamo permetterci di camminare nella lussuria della carne, perché poi la carne si preoccupa e loro, coloro che governano, lo fanno apposta. Creano questi tumulti affinché tu cedi con la carne. Ok? Questo è il Signore Yahweh Shai, Yarayala. Questo è il Signore Yahweh Shai, dice che lo spirito è forte, ma la carne è debole. Che praticamente è attraverso lo spirito è Yahweh che abbiamo iniziato a parlare di questo, perché praticamente da quando siamo nati e cresciuti in questa generazione qui, in quest'ultima reincarnazione, in quest'ultima vita, prima che torna il Messia, Yahweh Shai, praticamente questo mondo le ha fatte di tutte per farci diventare più carnale possibile. Ci ha fatto di tutto per farci separare, anzi, vuoi concludere, Baba Kashan? Sì, Salmi 2.1. No, ti appoggio con questo, dopo vado in Salmi 2.1, Salachia. Vai. Qui c'è il punto che proprio dice quello che dice. Galati 5:17 dice: perché la carne brama contro lo spirito e lo spirito contro la carne, e questi sono contrari all'uno all'altro, affinché non possiate fare le cose che fareste. Ehi, esaminiamoci da questo punto di vista qua, perché qua adesso non vi stanno parlando due persone che sono tutti i giorni completamente al 100% in spirito. Quella è una lotta che noi facciamo tutti i giorni, quella là di cercare di camminare in spirito. Tutti i giorni noi cerchiamo di lottare contro la carne per camminare più possibile in spirito. Pensate il Messia stesso, che quando ha iniziato a predicare, chi più di lui, chi più del figlio di Dio era in spirito per camminare e portare la verità della Bibbia e fare il suo ministero, ok? Che è durato 3 anni, dai 30 ai 33 anni, chi più di lui? Eppure quando è arrivato il momento della sua prova, la carne si è fatta sentire, ok? Quindi anche lui ha dovuto battagliare con la carne, il nostro Signore. Quindi qua non vi stanno parlando due persone che dice: ehi, noi siamo completamente spirituali, siamo al 100% spirituali e stateci a sentire, così vanno le cose. No, vi stanno parlando due persone che comunque battagliano, che comunque, ecco, vi portano le loro esperienze in questo cammino qui, ok? E infatti questa è l'illusione della religione, ecco. La religione ti fa credere di essere già a posto. Basta accettare Gesù e sei a posto, cammini già in spirito. Questa è l'illusione della Chiesa, no? Ecco perché vedono i loro sacerdoti, i loro papi, robe varie. Li vedono come angeli che scendono dal cielo. Li vedono come uomini perfetti. Li vedono proprio tutto perfetto. Okay? Perché questi qua non riescono a discernere tra la spiritualità e la carnalità. Ok? Infatti... Il primo versetto che abbiamo letto, che dice che Dio è spirito e si adora in spirito, la gente vuole vedere fisicamente, ok?
un uomo che adora il padre non lo riconoscerai guardando al di fuori, perché il padre non guarda all'esterno come guardano gli uomini, il padre guarda all'interno, ok? Non mi vedrai mai con una tunica, con il cappello di papa o con la giacca, con la cravatta, tutto bello. Ehi, e dirti pace a te. Queste sono cose fuori, carnali. Coloro che adorano il padre lo adorano in spirito. Io ho il mio rapporto con il padre che tu non lo sai, ok? È la stessa cosa. Ecco perché camminate in spirito. Qua no, hai tirato fuori un bel esempio. Qua non è che facciamo come qui. Testimoni di Geova, i mormoni, tutti in giacca, cravatta. Tutto esterno. Qua siamo con la tuta, qua siamo in tuta e siamo attraverso lo spirito, ok? Eppure ecco, siamo in spirito, eppure tiriamo fuori cose spirituali dalle scritture. Quindi non è quello che appare, è quello che vi vogliono mostrare le religioni. Tutti questi qua, i cristiani, magari ti vogliono mostrare che loro sono con il crocifisso, quelli che vogliono far vedere che loro adorano Dio perché hanno il rosario. Hanno sempre qualcosa all'esterno per farti pensare che loro sono, servono questa Dio. Più, come si dice, pietà? Pietà? Pietà, no. Questa sorta di santità in loro. Hanno sempre, anche i musulmani, tutte le religioni, anche i buddisti, hanno il modo in cui loro si portano, li vedi, sembrano dei guru, sembrano dei santi. La stessa cosa come i imam, vestono in questa maniera qui. E poi quelli sono talmente ipocriti perché quando pregano mettono la testa per la terra e vedi tanti di loro che hanno questo segno qua di musulmani. Sì, e lo fanno apposta affinché chi li vede dice questo prega 7 volte al giorno. Sì, bravo. Vabbè, questo cammino, quando viene la verità, impariamo anche a conoscerci e impariamo anche a venire fuori dall'ipocrisia di questo mondo. Certo. Che ripeto, tanti di noi, chi voleva mettersi il crocifisso, chi voleva mettersi il rosario, ci sono quelli che si vogliono fare proprio il tatuaggio dei santi, delle madonne, delle croci, dei crocifissi, dei Cesare Borgia, per far vedere che loro stanno... Quando dico Cesare Borgia parlo dell'immagine di... Parlo di Gesù Cristo praticamente, ok? Di quell'uomo dai capelli... Fai vedere la faccia di merda di quel diavolo là praticamente. Che la nostra gente creda sia il figlio di Dio, ma in realtà è l'immagine di questo diavolo qua, Cesare Borgia, ok? Questa immagine del cazzo che la gente con il quale le religioni hanno ingannato la nostra gente, che se lo danno addosso, sai quanta gente ho visto che si tratta questa faccia di merda addosso? Eh sì. E questa è l'ipocrisia nella carne, che vogliono far vedere che adorano Dio. Adorate veramente, voi adorate sì, adorate Satana, non adorate Dio, ok? Adorate un servo. Dio praticamente, adorate l'ingannatore, adorate la creatura e non il creatore, perché il creatore, come ci ha insegnato suo figlio Yahweh Shai, ci ha detto che il padre va adorato in spirito. E adorarlo in spirito significa che qual è il cibo spirituale? Perché come il Messia Yahweh Shai dice in Matteo capitolo 4, dice che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive anche della parola di Dio. Significa che c'è un cibo che è per il fisico e c'è per il corpo, un cibo fisico che è per il corpo e c'è la parola che è un cibo spirituale, che è per lo spirito. Quindi come tu lo adori in spirito, andando a vedere la parola. Quindi pensate che c'è tanta di quella gente che dice di credere in Dio e non ha mai aperto la Bibbia, come lo eravamo noi tra l'altro, ok? Diciamo di credere in Dio, si crede in Dio, e poi non ho mai letto la Bibbia. Fin quando poi non è entrato il Messia Yahweh nella mia vita. Perché questo è il modo, infatti, in cui loro ci insegnano di camminare in spirito, di affidarsi a queste persone qui, che quando vai lì pregano per te e sei a posto, non serve neanche che apri la Bibbia, perché loro fanno tutto per te. No, loro che ti dicono? Dicono Dio dentro il tuo cuore. Quindi tu segui il tuo cuore e sei a posto praticamente. Quando, contrario proprio di quando il Signore dice che dal nostro cuore tutta la merda della merda viene fuori dal nostro cuore, ok? Che sarebbe dalla nostra mente, dalla nostra concupiscenza, dalla nostra carne. Infatti gli ha fatto lo spirito come il Padre ci ha guidato in questa lezione qui, almeno all'inizio, poi vediamo lo spirito come ci guiderà. Comunque un attimo a capire che cosa significa essere carnali e essere spirituali, perché è una battaglia che facciamo ogni giorno noi, eh? Ogni giorno noi cerchiamo di essere in spirito, ma comunque la carne ogni tanto ci vince. E quindi imparare a differenziare, a dire ok, quando stai ragionando carnalmente e quando stai ragionando spiritualmente. Come impari a fare la differenza? Quando è che stai ragionando spiritualmente? Quando stai seguendo la parola di Dio, ok? Quando stai camminando carnalmente? Quando stai andando conto? Perché come ha detto prima il fratello in Galati 5:16, la carne ha desideri contrari allo spirito. Quindi quando tu vai contro quello che c'è scritto qua,
100% stai seguendo la tua carnalità. E questo è importante, come vedere la differenza tra l'uno e l'altro. Ok? Cane, vediamo anche un bel esempio dell'apostolo Paolo, no? Che abbiamo visto due lati suoi, no? Quando hanno detto che non sei tu il seguitore di Yahushua, e lui ha detto no, lì era la sua carnalità. E l'apostolo Pietro, ok, lì non lo voleva fare, ma questo fa vedere la debolezza della nostra carnalità. Ma questo non rende un uomo malvagio, perché si è ripreso di nuovo. Quando l'hanno voluto uccidere, non è caduto di nuovo nella carnalità, ha lasciato vivere l'uomo spirituale. L'altra carnalità di Pietro l'abbiamo vista quando andò a trovare Paolo e si sedette a tavola con gli israeliti gentili, praticamente, ok? E Pietro, quando arrivarono i giudei, praticamente Pietro la carnalità si alzò, sì, per non far vedere. Non far vedere, ma sì. Sta andando contro quello che il Messia ha detto. Andate, che il Signore Yahawashai, quando in Matteo capitolo 10, versetto 5, dice, diede agli apostoli queste istruzioni, dice, non andate tra i pagani, non andate dai samaritani, nelle città dei samaritani, ma andate dalle pecore smarrite. Paolo era dalle pecore smarrite, dagli israeliti dispersi in mezzo alle nazioni. Pietro stava andando lì, però poi Pietro si è alzato da tavola, quindi sta andando contro. E quella è la carnalità. Tu, praticamente in maniera semplice, se camminiamo secondo la parola di Dio, stiamo camminando attraverso lo Spirito. Se camminiamo contro, siamo attraverso la carne. Quando verrà implementato il microchip, il marchio della bestia di Apocalisse 13:16, se attraverso la paura attraverso le loro i tuoi soldi, attraverso le loro strategie, e attraverso i tumulti che vi creano, attraverso i tumulti e le paure, le tribolazioni che vi creeranno, prenderete il chip, sappiate che state andando attraverso la carne, lì non c'è speranza per voi. Potete inventarvi qualsiasi cazzata che volete voi, dicendo, ah, io comunque devo dare da mangiare ai miei figli, per questo mi sono dovuto prendere il chip, ho dovuto fare questo, quindi Dio vede il mio cuore, quindi anche se mi prendo il chip Dio vede il tuo cuore, sì, vede per distruggerti praticamente, ok? Perché tu lì stai andando attraverso la carne. E puoi prendere Galati capitolo 6 versetto 8, Baba Kasha, perché poi vediamo che cosa raccoglie chi semina per la carne, ok? Anzi, parti anche dal versetto 7, Galati 6 e 7, e leggi il versetto 8, perché lì la gente vorrà trovare ogni sorta di scusa, come ha fatto negli anni passati attraverso il veleno del cocco 19, ok? Dicendo, ah, Dio vede il mio cuore, lo sa che io devo portare da mangiare a casa, quindi pertanto devo prenderlo per andare a lavorare. Nel tempo del marchio della bestia, ok, quando uscirà il microchip, andate a dare questa scusa al padre, mm-hmm, e vedrete cosa vi farà. Perché lui ha già detto, chiunque lo prende sarà distrutto, ok? In Levitico capitolo 19, Levitico capitolo 19, versetto 27 dice, non vi taglierete, versetto 28 dice, non vi farete incisioni nella carne. Infatti, okay? Il libro di Apocalisse capitolo 14 stesso lo dice, che chiunque prende il marchio della bestia sarà distrutto. Sarà fuori, okay? Quindi prendere un'incisione significa farsi bucare, per farsi mettere all'interno della tua carne un corpo che è già perfetto, un antistaccato doto. Ok? Quello è violazione. O quello che è accaduto nel passato. Oppure vi daranno un apparato per partecipare alla società. Quindi non ci sarà nessuna scusa. Leggi, Baba Kasha. Questo è il libro di Galati, capitolo 6, e versetto 7, dice: non vi ingannate. Non vi ingannate, non vi prendete per il culo dicendo, ah, Dio vede il mio cuore, quindi lo prendo questo marchio, perché se no ho perso il conto in banca, se no come do da mangiare ai miei figli? Dov'è lo spirito lì? Dov'è la forza nello spirito dove il Signore dice, i miei servi mangeranno, i miei servi berranno? Quello significa camminare in spirito, significa dire, ok, se i miei servi mangeranno, i miei servi berranno durante, se il Padre dice che i suoi servi mangeranno e berranno durante la carestia, attraverso lo spirito significa che dovrai sopportare almeno un giorno senza mangiare, no? È come i fratelli Maccabei che abbiamo detto, è come quando li hanno messo a forza, a costo della loro vita, quando li hanno messo questi abomini di mangiare questa carne, mm-hmm, di maiale, e loro lo mangiavano e diranno, beh, Dio vede che stavo per essere messo a morte. Se non mi mettono a morte. Se non mi mettono a morte. Vai. Questo è il libro di Galati, capitolo 6, versetto 7, dice, non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio.
Ah, non vi prendete per il culo dicendo di credere in Dio e poi camminate al contrario di quello che c'è scritto nella Bibbia. Questo è tutto quello che fanno le religioni. Questo è tutto quello che fanno la nostra gente dispersa in mezzo alle religioni. Dicono di credere in Dio e poi fanno il contrario di quello che c'è scritto nella Bibbia. Dicono di credere in Dio e poi mangiano carne di maiale. Dicono di credere in Dio e poi vanno a venerare, ad adorare anche la Madonna. Dicono di credere in Dio. Adulteri, robe varie. E spiano la porta al vicino che va via per andarsi a fottere la moglie del vicino. Dicono di credere in Dio. E poi con le loro opere lo rinnegano, come dice la scrittura. Avanti. Cani. Dice: non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina della sua carne mieterà corruzione della carne. Wow. Ma chi semina dello spirito mieterà dallo spirito vita eterna. E questo è, se tu cammini attraverso la carne ti prendi i frutti di quello che è la carne, ok? Parlando dei tempi che vengono, perché poi alla fine noi anche su questo ci dobbiamo concentrare e focalizzare, perché attraverso lo spirito qua stiamo per profetizzare, e la profezia che stiamo aspettando è quella là del marchio della bestia, ok? Apocalisse 13 e 16, e fece sì che obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a prendere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. E versetto 17, nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, ok? O il numero che appartiene alla bestia, che il numero 666 riporta al codice a barre, al lettore con il quale viene scannerizzato un prodotto. Infatti è così con questo chip che tu pagherai, e con questo chip che tu verrai identificato. E il marchio della bestia è il microchip, ok? Allora, con il quale noi stiamo aspettando. Questi codici di barre sono identificazioni a ogni prodotto. Già noi siamo dei prodotti nelle mani dello Stato, perché una volta nato la carta d'identità, e vai a fare il certificato di nascita, diventi già un prodotto per lo Stato. Lo Stato è letteralmente, c'è qualcosa conosciuto come lo Stallman, ok? Che noi siamo stoccaggi per lo Stato, e loro, una volta fatto il tuo certificato di nascita, tu vai nel stoccaggio, fai soldi per lo Stato, ok? Quindi immaginate quando riusciranno a mettere questo microchip dentro di noi, diventeremo proprio prodotti assoluti poi. Al 100%. Al 100%. Sì. Ed è questo che vogliono. Sì, perché alla fine quando gli allevatori mettono il marchio sulle mucche, perché comunque le mucche per loro sono dei prodotti che gli danno comunque un guadagno, la stessa cosa che gli diamo noi. E infatti, leggendo il libro di Secondo Tessalonicesi 2, dice che si pone nel Tempio di Dio, ok? E qual è il nostro tempio? Qual è il tempio dell'Altissimo? Il nostro corpo è il tempio dell'Altissimo. E questi vogliono porsi la loro firma in questo tempio dell'Altissimo, che è il nostro corpo. Ok? No. Per questo noi attraverso lo spirito, siccome la profezia che abbiamo davanti, quella là più imminente, ok? Che abbiamo davanti, prima del ritorno del Messia, è il marchio, siamo qui attraverso lo spirito a prepararci, che quando arriverà quel giorno sappiamo che ci vorranno spaventare, sappiamo che la nostra carne sarà debole, ma cerchiamo di camminare attraverso lo spirito. Per questo la nostra esortazione qual è? Oltre a quella là di chiamare, di avvertire, di preparare, la nostra esortazione è quella di aprire le scritture e date da mangiare al vostro spirito, affinché in quei giorni possiate stare forti. Per questo il Signore dice: pregate e vegliate. Come vegliamo noi? Vegliamo attraverso le scritture. Come dice Abacuc capitolo 2 versetto 1, me ne starò sulla torre di guardia a vedere ciò che il Signore mi dirà. Come te lo dice il Signore? Attraverso la parola e attraverso quello che sta accadendo. È così che noi vegliamo, ok? Solo uomini spirituali vedranno le parole chiare, le profezie, e presteranno attenzione. Vegliare, osservare, prestare attenzione. Come fai a vegliare e a prestare attenzione? Attraverso le scritture, filtrando gli avvenimenti che stanno accadendo oggi attraverso la Bibbia. Ok? Per questo poi in Apocalisse capitolo 3 versetto 10 si legge che siccome hai osservato, hai prestato attenzione praticamente con costanza alla mia parola, adesso sto parafrasando, ma anch'io mi prenderò cura di te nel giorno che della prova di tutti gli abitanti della terra. Anzi, lo prendiamo velocemente perché l'ho parafrasato proprio alla Gigi. Questo è Apocalisse capitolo 3 versetto 10, dice: siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza. E com'è che il Padre ti esorta? Attraverso i suoi servi, i profeti. E io oggi, poco fa, ho pubblicato una lezione, ho detto che le religioni che dicono che dopo Giovanni non ci sono stati più profeti, no? Perché malintendono il precetto, le parole del Messia Yahawashai. Dico, ma se non ci sono più profeti, i profeti sono la bocca dell'Altissimo.
Se non ci sono più promesse, significa che il padre non sta più parlando al popolo. Quindi, attraverso chi viene l'esortazione? Fa sì, come hai osservato la mia esortazione alla costanza? Chi è che ti esorta? I suoi profeti. Infatti noi che siamo qui a fare, noi siamo qui a fortificare, a esortare, a insegnare, a riprendere, a correggere, alla giustizia. Questo è a come lo spirito ci muove, ok? A come lo spirito ci muove in base a vari argomenti che lo spirito ci muove a trattare. E qua noi riconosciamo, ecco, che lo spirito del Signore Yahweh Basham, Yahweh Shai è su di noi, è sui suoi profeti, ok? Perché siamo in questo spirito qua, nel siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, dice anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione. Alla costanza, la parola costanza con stante, stando dentro, con continuamente. Continuamente, ok? Non puoi dire che segui il nostro Signore e prendi la vacanza, ok? Infatti non esiste vacanza neanche in questo ministero. Non esiste vacanza in questo ministero. Anzi, non puoi dire 2 mesi, ok, va bene, non faccio più questo, voglio staccarmi un attimo, voglio cominciare a fare l'altro, ok? No, non esiste qui, devi essere costante, perché la costanza porta alla maestà, si dice, ok? Poi la costanza è alimentata dalla disciplina. Assolutamente. Cioè, prendete i grandi calciatori di oggi, ok? Questi qua sono costanti, cioè Cristiano Ronaldo non è neanche un gran giocatore così. Ma cosa lo ha reso così? Se andate a imparare bene della sua storia, era uno che si allenava durante la notte mentre tutti gli altri dormono. Lo hanno detto altri giocatori. Lui, a differenza di Messi, che magari Messi ha il talento, diciamo, naturale, sì, tra virgolette. Ma lui si allenava sempre. E quando ti metti là a tirare questi palloni dentro quel buco là, continuamente, costantemente, arriva il punto in cui la tiri con gli occhi chiusi anche, ok? Ed è questo. Bisogna essere costante in questo cammino qui. Bisogna essere costante. È come, cioè, puoi digiunare fisicamente, puoi dire, ok, non mangio per 2 giorni, ok? Ma arriverà il punto in cui il tuo corpo dirà, cavoli, dammi quel cibo là, ok? E anche in quello, sai, Rayala, è importante anche digiunare oggi per prepararci poi quando verranno i giorni di carestia, a poter rimanere senza cibo un giorno, 2 giorni. Ma okay? Il senso che volevo tirare fuori è la stessa cosa come lo spirito. Lo spirito va alimentato, lo spirito può digiunare per un po' di tempo, ma non tanto, no, ok? Ti ricordi quando eravamo agli inizi in questa verità? Che ci dicevamo che appena stavamo 2 giorni senza leggere scritture già ci sentivamo di nuovo tirati nel mondo, praticamente. Senti la differenza, assolutamente. Infatti, sai, anche non rendendomene conto, c'è l'applicazione sul telefono che della Bibbia, praticamente mi ha dato un premio, tipo fa che sono 570 giorni che fai l'accesso alla Bibbia. Ho detto, non ci penso neanche, non è che io dico oggi devo accedere alla Bibbia, è proprio una cosa automatica che prendere precetti, anzi, ecco, anche costanza nel fare video. Alla fine noi diciamo sempre fare video. E questi video qua davvero ci tengono tutelati, davvero, questi video che facciamo ci tengono tutelati, dentro la verità, tengono, ecco, nello stato, sì. Prendo un precetto, questo è Giacomo capitolo 1, versetto 2, dice: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della fede produce costanza, e la costanza compie pienamente l'opera sua in voi, perché siete perfetti e completi, di nulla mancanti. Come dicevo prima, un vero atleta è colui che si mette ad allenare. Un altro esempio è Floyd Mayweather, ok? Non è un gran pugile così, no, o chissà cosa, ma lui, i suoi allenamenti non mancano, è sempre lì ad allenarsi. Sì. Lui fa straordinari che non fanno gli altri. Ecco perché lui, nessuno è riuscito mai a vincerlo. Vero. Per la sua costanza, ok? Kanak. E ho preparato una lezione poco fa, che il fratello è stato anche ospite sulla lezione, che se padre vuole la pubblicherò domani, ok? In quel video abbiamo parlato proprio di atletismo. Questo è un atletismo spirituale, ok? Bisogna essere costanti
negli allenamenti, ok? Quando alleni bene il muscolo, allora il muscolo diventa proprio solido e duro, ok? E la stessa cosa, bisogna allenare i muscoli spirituali nostri, stando costanti, ok? Ehi, fammi salutare, c'è Clickman, c'è Tazawa, Maurizio, Fischentarne, Giuseppe Onda, Gennaro Gaglione, Mizi, dice che si sente male. Adesso va meglio, no? Ora sì. Io imposto su. Ok. Scrive Quercia 86, chi è il vostro Dio? Il nostro Dio è il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, il Dio di Israele, che ha un nome. Non è Geova, non è Yahweh, non è Yahuwah, non è Dio Padre, come lo chiamano le... Non è come lo chiamano le religioni, ok? Il suo nome è Yahweh, che significa colui che è o colui che esiste, è il nome che ha dato a Mosè, ed è il suo nome di generazione in generazione, come si legge in Esodo, capitolo 4, versetto... Esodo, capitolo 4. Fatemi sapere se si sente ancora male. All'improvviso un freddo arriva. Questo è Esodo, capitolo 4, versetto 15. E il potere Yahweh, e Dio disse ancora a Mosè: dirai così ai figli di Israele: Yahweh, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in eterno, così sarò invocato di generazione in generazione. Questo è un comandamento, questo è un ordine. Questo è il nome che il padre diede a Mosè, che gli disse: io vado dai figli di Israele, chi dirò che mi manda? Mosè disse, digli che ti, il padre disse a Mosè, digli che ti manda colui che esiste. E colui che esiste nell'antico ebraico è Yahweh. E abbiamo letto in maniera chiara l'ordine, fa tale è il mio nome e così sarò invocato di generazione in generazione. Quindi il suo nome non cambia. Anzi, puoi prendere Zaccaria capitolo 14, versetto 8, versetto 9, che dice che unico sarà il nome del padre. Questo, quindi il nome del padre non va cambiato, ok? Non è che dice, ah, io lo metto in italiano, lo chiamo Geova, io lo metto nell'ebraico sporco moderno, Yahweh, io lo chiamo nell'ebraico mongoloide sporco e della gente che... perché l'ebraico moderno non ha nulla a che fare con l'ebraico antico, le vocali come la U, la O e la E non esistevano nell'antico ebraico, questi suoni non venivano pronunciati. Quindi quando sentite un nome sia del padre che del figlio con queste vocali, con questi suoni, sono nomi sporchi, ok? Quindi il nome del padre come il nome del figlio non va cambiato, perché unico è il nome del padre e unico è il nome di suo figlio. Questo è il libro di Zaccaria capitolo 14, versetto 9. Il Signore Yahweh sarà re di tutta la terra. Salacchia, quando noi leggiamo la parola Signore, soprattutto la leggiamo in lettere maiuscole nella scrittura, sappiamo che quello è un titolo che hanno sostituito al nome del padre che è Yahweh. E oggi troviamo, nelle scritture troviamo Signore. Vai. E dice, il Signore Yahweh Ba'asham Yahushai sarà re di tutta la terra. E poi Salachia, poi diciamo Yahweh Ba'asham Yahushai tante volte, perché noi quando nominiamo il nome del padre, lo nominiamo nel nome di suo figlio. Ok, siccome è per mezzo di suo figlio, il Messia, Yahweh Shai, che possiamo invocare il Padre, allora quando noi nominiamo il Padre diciamo Yahweh Ba'asham, che significa... Ba'asham significa nel nome. È nel nome, Ba'asham è nel nome, Yahweh Shai, il nome di suo figlio. E tante volte anche Ba'asham è nel nome, Rakra Kwadash, dello Spirito Santo. Perché come dice il fratello abbiamo un solo intermediario, noi in questo momento qui non siamo degni di andare direttamente dal padre, quindi dobbiamo invocare il padre attraverso l'intermediario che abbiamo. Assolutamente, nessuno viene al padre se non per mezzo di me, dice il Signore. Ma è proprio anche una questione di rispetto per il Messia Yahweh Shai. Ha dato la sua vita affinché noi potessimo tornare al padre. Quindi come minimo noi quando invochiamo il padre lo invochiamo nel nome di suo figlio. E proprio per quel fatto che noi siamo nulla, non possiamo arrivare dal padre. Okay. E sai che è anche importante che attraverso lo Spirito abbia fatto questa domanda e che stiamo attraverso lo Spirito dando questa spiegazione qui?
Perché noi parlavamo di quello di cosa significa essere carnali e di cosa significa essere spirituali. E credetemi che oggi l'unica cosa che vi può attivare lo spirito, l'unica chiave che vi può attivare e può aprire la finestra dello spirito dentro di voi è il nome del Padre Altissimo Yahweh Ba'asham Yahweh Shai. È il nome suo e di suo figlio. Infatti cosa dicono le scritture? Nel nome di Yahweh Shai ogni ginocchio si piegherà. Ok? Quindi la chiave per attivare lo spirito è il nome del padre Yahweh, che significa colui che esiste, è il nome di suo figlio Yahweh Shai, che significa colui che salva. Questo è ciò che ci può far passare da carnali a spirituali. Questo è quello che è la, praticamente è la base, da qua si inizia. Da qua noi iniziamo a crescere in spirito e questo è il seme. Quando noi veniamo qui, siamo questo noi lo chiamiamo campo, noi siamo a seminare e la prima cosa che insegniamo, prima di insegnarti qualsiasi argomento, ok? Perché ci sono vari argomenti nella Bibbia che si possono affrontare, ma la prima cosa che ti insegniamo è il nome. Quindi seminiamo il nome, perché perché attraverso il nome poi viene tutto il resto. Perché come dice la scrittura in Luca capitolo 24 versetto 45, e Yahweh Shai aprì loro la mente e disse loro, ok? Quindi per aprire la mente, per comprendere vari argomenti, profezie, insegnamenti della Bibbia, devi conoscere prima il nome del Messia. E per mezzo suo, come dice in Giovanni 14 e 27, 26, che il Padre invierà e lo Spirito Santo che ci insegnerà ogni cosa. È tutto fatto in ordine, ok? Quindi per questo tutto inizia dal Signore Yahweh Shai, che attiva in noi lo Spirito, e quindi poi questo Spirito inizia a cibarsi, a mangiare dalla parola. Quindi diamo cibo spirituale e iniziamo a crescere in spirito e a essere sempre più spirituali. Perché arriva il punto, dobbiamo arrivare più spirituali possibili alla grande tribolazione. Infatti tante volte io dico che la differenza sarà in che spirito arrivi alla grande tribolazione, ok? Se vuoi concludere Zaccaria 14. Zaccaria 14, 9. Il Signore Yahweh sarà re di tutta la terra. In quel giorno il Signore Yahweh sarà l'unico e unico sarà il suo nome. E unico sarà il suo nome, ok? E in quel giorno, in questi giorni siamo soprattutto in... Mai più importante di questi giorni, dove il giudizio del Dio vivente Yahweh Ba'asham Yahweh Shai è alla porta. E mai come in questi giorni è importante conoscere il suo nome. È unico, dice la scrittura, sarà il suo nome. Perché colui che viene a portare il giudizio è lui. Quindi a chi puoi pregare per la misericordia? A chi puoi pregare per la salvezza? In chi puoi confidare? Chi puoi chiamare? È incredibile come al giorno d'oggi la gente proprio fa vedere proprio l'arroganza è lo stato proprio degradato spiritualmente. L'uomo è arrivato per poter arrivare alla conclusione che va bene qualunque nome che lo chiamo, ok? E come ti diamo sempre, ognuno ci tiene al suo proprio nome. Cioè se tuo padre ti dà un nome e io vengo a chiamarti un altro nome, si viene un fastidio. Ed è forte, sai, pensando il fatto che oggi abbiamo iniziato da Giovanni capitolo 4 versetto 24, e se andiamo qualche precetto indietro, Yahweh Shai stava insegnando che la gente non stava chiamando e non stava adorando il vero Dio. Pensate se questo accadeva 2000 anni fa, pensate oggi come stanno rovinati. Pensate oggi la gente come sta rovinata credendo di credere nel vero Dio, quello che ti ha presentato le religioni, come lo chiamo io, il Dio Babbo Natale, il Dio solo buono, Dio solo bravo, ma alla fine Dio non solo è amore. Buono neanche, perché quel buono che la gente crede non è altro che immoralità. Una persona buona è una persona che ti vuole bene, che ti tutela, che ti fa vedere che ci sono pericoli, ok? Uno che tutto gli va bene, quando sbagli, quando fai cazzate, qualunque cosa fai va bene. Quello è un diavolo, cavolo. Bravo, una persona buona è colui che ti punisce quando ti sbagli. Punisce, anzi, ti avverte, ti ammonisce, ti dice, ok? Ti corregge. Ma quel Dio della Chiesa è un ama Dio che ama tutti. Lui sbaglia, perdonalo. Ma non c'è niente, quello non ti vuole bene, quello è un diavolo. Se tu vorresti un amico così, o un amico che ti dice le cose come sono, sto cazzo qui che io voglio un amico che tutto gli va bene. Io voglio un amico che mi dice, ehi, Yaraya, guarda, lì hai sbagliato, potevi farlo così. Chiaro. Un amico che mi fa riflettere, questi sono i veri amici. Chiaro. E guardate a come siamo arrivati a un Dio
che è un nemico alla fine, perché qualunque cosa fai va bene. Sì, sì. Va bene, se stai lì per entrare nel tranello che ti ucciderà, va bene, non c'è problema. È un Dio sbagliato quello che vi insegnano le religioni, che se uno mi stupra mia figlia io devo perdonare. Non perdono un bel niente, anzi dammelo nelle mani che me lo mangio vivo, me lo mangio, ok? Che la scrittura, perché il Signore stesso insegna che quando uno sbaglia nei tuoi confronti, se si pente e si ravvede, ok? Se significa pentirsi e ravvedersi, significa uno capisci lo sbaglio che hai fatto, e due inizi a camminare proprio il contrario, cambia, di come camminare, cambi, fa vedere frutti di ravvedimento, fa vedere frutti che non sei più quella persona sbagliata che eri prima, allora lì sarai perdonato. E questo il Signore lo dice in Luca, dice quando Pietro gli chiede: Signore, noi dobbiamo perdonare quando qualcuno, il mio fratello, e il Signore fa: tu lo devi perdonare 70 volte 7, però dice tu lo devi perdonare, se vedi il precetto più avanti, dice, e se si fa, anzi prendiamolo senza parafrasare. Questo è Luca capitolo 17, versetto 3. Dice: state attenti a voi stessi. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca, riprendilo. E se si ravvede, perdonalo. Okay? Questa è la verità della Bibbia. Questo è il vero Messia. Questo è il vero figlio di Dio. Ok? Non quell'effeminato che vi hanno insegnato le religioni. Non quel capello di cavallo che con la voce d'effeminato che ama tutti e perdona tutti e vieni a me come sei, ok? Basta che vieni a me. Queste sono le religioni che dicono basta che vieni a me. Perché il Signore non è lì che sta cercando i numeri, ok? Il Signore cerca la qualità. E questo è sempre stato nella Bibbia, non è mai stato attraverso i numeri, è sempre stato attraverso i pochi. E infatti da un'intera umanità si è eletto un popolo. E pensate che da questo popolo si è eletto un residuo, come si legge se vuoi prendere Romani capitolo 11 versetto 7, Yarayala, se non hai altri precetti. Così che facciamo comprendere che l'Altissimo non è a cerca di numeri, qua noi non stiamo Romani a cercare 11. 11 e 7, qua noi non stiamo, anzi puoi prendere anche 11 e 4, qua noi non stiamo a cercare numeri, direi entrate, venite, non siamo a fare questo, non ci interessa questo, perché non interessa al nostro Signore questo. Non interessa a nostro Dio fare numeri, ok? Infatti, volevo prima di prendere tuo... Dimmi che te lo prendo io, quello che puoi prendere tu. Ce l'ho qui. Questo è il libro di Matteo, capitolo 3. Questo è il libro di Matteo, capitolo 3, versetto 8, dice: fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Questo? Ok? Quando dice di ravvederti, devi dare dei frutti degni di ravvedimento. Questo è il vero battesimo. Ok? Questo è il vero battesimo, non farti... Invece che cosa hanno preso le religioni? Hanno preso di farsi il bagno nell'acqua, di farsi il tuffo nella vasca o farsi fare lo shampoo dal prete della situazione. Quello non è il battesimo. Il battesimo è fare frutti del ravvedimento, sono le azioni, ok? Il battesimo. E questo battesimo, queste azioni, che quando inizi a camminare nella verità, iniziano le tribolazioni in questo mondo satanico, ok? Che viene provato. Che ricordiamo che viviamo in un regno malvagio, e quindi se vuoi mettere in pratica la giustizia, è normale che ti metti contro il mondo, ti metti contro quelli che sono intorno a te. È lì allora che arriva il battesimo del fuoco, cioè il battesimo della sofferenza. Per questo quando vieni alla verità della Bibbia, inizi a camminare in Yahweh Shai, vieni perseguitato, molestato. Per questo quando inizi a smettere di mangiare maiale, i tuoi genitori ti iniziano a rompere le palle. Ah, magari sei diventato musulmano, ah così. Oppure quando vuoi insegnare la giustizia, la verità della Bibbia e metti via quel maledetto crocifisso. E metti via quelle madonne. Dicono, ah, che cosa fai? Ti vedono come un diavolo. O quando vai in giro a insegnare la Bibbia come stiamo facendo noi, vieni visto come un pazzo. Queste sono le tribolazioni, questo è il battesimo del fuoco, quando inizi a camminare come il Messia ti ha chiesto. Perché una cosa principale ha chiesto il Signore, quello là di pascere le sue pecore. E quanti dicono di credere in Dio e non pascolano un cazzo, se non pascolano loro stessi, come dice la scrittura, che i pastori pasciano loro stessi le loro tasche. La gente è egoista, interessi. La gente pensa a loro stessa, non pensano mica alle pecore del Signore, ok? E noi quante volte attraverso lo Spirito, vedendo anche e comprendendo i profeti come Paolo, quando dice trascuro me stesso per le pecore, ok?
E basta vedere, e non è per adulare il fratello Yarayala, perché è un esempio, anzi noi siamo i minimi dei minimi, perché siamo gli ultimi che siamo entrati in questa verità, ok? Ci sono fratelli da 10, 15, 20, 30 anni, gli apostoli che sono per le strade e per le vie, oltre 40 anni, sacrificando il loro tempo. Ma io prendo il fratello Yarayala perché siamo qua in Italia a vedere quando fa i video che fa sbadigli, che perché è stanco. Eppure, qual è la sua preoccupazione? La sua preoccupazione non è che finisce, si sveglia la mattina alle 5, va a fare i suoi lavori, torna a casa e dice adesso mi riposo, mi rilasso. No, la sua preoccupazione è dare da mangiare alle pecore della casa di Israele. Quindi apprezzare questo. Che magari c'è la gente che vuole applicarsi sul modo di dire, oh ma quante volte sbadigli, non parli bene l'italiano. Ma apprezzate questo, ok? Apprezzate questo sacrificio che il padre sta, con il quale il padre attraverso lo spirito sta muovendo il fratello Yarayala, ok? E questo è il dire tra la differenza tra dire di credere in Dio e tra il dire e il fare, praticamente, ok? Che qua, credemi che se noi ci andiamo a bere una birra insieme, qua non è che stiamo a dirvi ah noi crediamo in Dio, no, noi ci facciamo una birra, parliamo di calcio, quello che vuoi tu, però quando si tratta di cose spirituali siamo pronti, siamo attivi, siamo lucidi e non ci facciamo ingannare, non ci facciamo portare qua e là, come dice la scrittura, affinché non siate sballottati qua e là come i bambini, come fanno le religioni. Per questo siamo ad avvertirvi a non essere ipocriti, a dire di credere e poi di non avere i frutti del ravvedimento, perché quello è quello che Giovanni praticamente sta riprendendo qua. E Giovanni, quando riprende qua la gente dicendo fate frutti degni del ravvedimento, non glielo stava dicendo in maniera dolce, gli stava dicendo razza di imbecille, perché qua stava dicendo razza di vipere. E se tu vai a vedere il significato nell'etimologia greca, c'è scritto imbecille, c'è scritto, ok? Quindi stava dicendo razza di imbecilli. Che venite qua pensando che vi fate il tuffo nel fiume e siete a posto? Andate a fare frutti del ravvedimento, razza di ipocriti. Per appoggiare il fratello Kalam, quello che ha detto prima, che sì, abbiamo i nostri limiti carnali, ok? Ma l'importante è rimanere costante, infatti è quello che abbiamo detto ancora prima, ok? Non importa come arriva, posso sbadigliare 100 volte nel mio video, purtroppo il corpo non è fatto di materiali chissà cosa, fatto di materiali organici che si stanca, ok? Okay. E si sente questo, ma qualunque cosa facciamo la gente può prendere in giro, la gente può dire altre cose, tutto quello che vuole, ma non li stiamo facendo per nessuno, li stiamo facendo per il nostro padre, Yahweh Shemio, sai? Stiamo facendo per quella corona là. E ricordatevi che nel mondo si dice non è chi ride per primo che ride bene, colui che ride per ultimo è colui che ha la risata migliore, ok? Questo è il libro di Ebrei 6:10, dice perché Dio non è ingiusto, non dimenticherà il tuo lavoro e l'amore che hai mostrato per il suo nome. Quindi esaminatevi, pensate di dire esaminiamoci, no? Esaminatevi voi, qua non è che siamo a fare i professori della situazione, no, esaminiamoci tutti quanti noi, che stiamo facendo per il Signore, ok? Assolutamente, infatti dice, come hai servito ai santi e continui a fare. Come hai servito i santi, e quando si parla di santi si parla dei figli di Israele, ok? Salmi capitolo 148, versetto 14, si parla dei figli di Israele, non si sta parlando di San Gennaro, San Pasquale e San Francesco che andassero a farsi fottere questi santi delle chiese, ok? La parola santi significa messa da parte, il padre ha messo da parte i figli di Israele, Deuteronomio 7. I santi del quale siamo chiamati a pascere sono le pecore smarrite della casa di Israele, perché la parola santi significa separati, ok? E il padre ha separato il popolo di Israele. I così chiamati negri, latini, nativi indiani, terroni per la maggior parte, o gli israeliti dispersi in mezzo alle nazioni. Perché ricordiamolo che quando parliamo di Israele, non parliamo di quei diavoli che oggi abitano e occupano la nostra terra. Quelli sono discendenti di Esaù, Edom, sono maledetti amalechiti, ok? Quei topi bastardi, come li chiama anche la scrittura in Zaccaria capitolo 9 versetto 6. Noi siamo a chiamare le pecore smarrite della casa di Israele. I così chiamati negri, latini e nativi indiani per la maggior parte, che sono dispersi in mezzo alle nazioni. Loro sono i veri santi, loro sono quelli che il mio Dio, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, Yahweh Basham, Yahweh Shah, il Dio di Israele, ha separato dalle nazioni. A loro stiamo portando la verità.
Quindi santo, santo nell'antico ebraico Kadash significa separato. Questi sono i santi, i separati. Ok? Davanti a? Allora, volevi... Romani capitolo 11. Versetto... Qual è il versetto che vuoi? Parti dal versetto 4. Questo è il libro di Romani, capitolo 11, versetto 4. Dice, ma che cosa gli rispose la voce divina? Mi sono riservato 7000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. E questo è, ok? No, avanti. Sì, sì, volevo spiegare velocemente questo. Il padre ha conservato delle persone, ok? Ha conservato delle persone, anzi, infatti, qui parlando ho conservato, ha destinato delle persone, ok? Che non piegheranno mai le ginocchia a Baal. E noi vogliamo essere tra quei numeri là, ok? Questi sono uomini che fanno dei sacrifici, diverso dai sacrifici che fanno gli altri, ok? E dice in versetto 5, così anche al presente c'è un residuo. Così anche al presente, ok? A oggi, vai. C'è un eletto per grazia. C'è un residuo eletto per grazia. Questo è quello che dice la Bibbia. Quindi qua il Signore non cerca numeri, non cerca la folla, non cerca i miliardi come oggi sono nelle religioni, ok? Andate a vedere quanti miliardi o milioni sono nelle religioni. Il Signore cerca un residuo, che sono 144.000 eletti e un terzo della casa di Israele, come dice la scrittura. Davanti. Can, e dice, oh, ma oh, dice, così anche al presente c'è un residuo eletto per grazia, ma se è per grazia non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. E questo è anche importante, perché la maggior parte delle tutte le religioni, non la maggior parte, come abbiamo spiegato prima, vi fanno vedere questa santità attraverso le loro opere, ok? Mm-hmm. Il Papa vuole farti vedere che si inginocchia a baciare i piedi di qualunque un altro uomo per far vedere che è un uomo che ama gli altri. Queste sono per opere, vuole far vedere opere, ok? Sì, che però è per dare una comprensione corretta. Prima noi parlavamo di frutti, quindi di opere. Sì. Però specifichiamo, non saranno quelli che ci salvano, ma sono quelli che ci fanno aumentare la fede, sono quelli che però ci distinguono, ok? Quelli sono allenamenti spirituali. Quelli ti tengono vivi, ok? Ho fatto un video tempo fa dove l'avevo intitolato che osservare i comandamenti praticamente aumenta la tua fede. Assolutamente. Questo è. Non è quello che ci salverà, ma è quello che aumenta la nostra fede. E noi abbiamo bisogno di fede per resistere ai tempi che arrivano. Versetto 7, Romani 11, 7. Che dunque, quello che Israele cerca non l'ha ottenuto, mentre lo hanno ottenuto gli eletti, e gli altri sono stati induriti, come è scritto. Quindi qua si tratta di eletti, di un residuo eletto per grazia. E questi sono queste sono le pecore al quale è destinato questo messaggio qui. Per questo noi siamo testimoni che questa è la verità della Bibbia, ok? Questa è la verità del Dio vivente, Yahweh Basham, Yahweh Shai. Perché quando l'abbiamo ascoltata per la prima volta abbiamo visto che, a differenza delle religioni dove cercano gente, qua anzi, al contrario, qua proprio se tu vuoi far parte, prima vieni esaminato. Ma come accade, esaminato, io dico come accade con noi quando il diavolo, qui il Satana che c'è qui in Italia, di Lattanzio, che sì, ha voluto far parte di noi. Dopo una settimana voleva scambiarsi i numeri e voleva entrare in noi. A cosa ci hanno insegnato a noi? Prima di accettare un uomo, provalo. Posso mai dimenticare, dopo pochi giorni, che aveva detto, ah, voi siete i profeti, vi ho trovato, voi siete i profeti, finalmente, di qua, di là, datemi il vostro numero, vi do il mio numero. Noi ho detto, ehi, fermati, frena gringo, ok? Detto, qua noi non possiamo, attraverso lo spirito, la scrittura, gli abbiamo tirato fuori la scrittura e abbiamo detto, noi non possiamo scambiarci numeri, che la parola di Dio ci dice che prima di accettare, prima di approvare un uomo, dobbiamo scusami, non testare, ti voglio interrompere, anche il nostro Signore Yahweh Shai non è che accettava tutti. Yahweh Shai non accettava tutti, ha curato un uomo e quello voleva seguirlo, ha detto no, detto anzi bravissimo, detto vai, ha detto di no. Infatti, se ti ricordi, poi è proprio da lì che poi il serpentello ha iniziato un po' a storgere il naso, ha iniziato a fare video contro di noi. È lì, spirito di Satana l'ha preso in pieno.
e ha iniziato a sparare merda, merda, merda su di noi, che fin là non c'era problemi, perché noi non ce ne frega niente. Noi, anzi, dice la scrittura, fin quando vi offendono, ehi, kalala yahawa basham yahawa shai, date tutte le lodi al padre. Hai visto il video breve che ha fatto l'altro giorno? No, non l'ho visto. Ho visto il video breve che ha fatto, che ha fatto video in realtà contro questo tizio qui, non lo so, dice che è un si è cambiato... un nano malefico, e questo tizio qui fa video contro di lui perché mi sa che è lui che ha portato via la sua moglie. Terribile. Ehi, comunque, anzi, noi siamo stati, chi ci segue da un po' è stato testimone di un grande miracolo. E qui miracolo, sì. Riuscite a vedere chi adora il padre e chi non lo adora. Questo, cosa è successo qua? È successo davanti ai vostri occhi, Elia e i profeti di Baal. Hanno chiamato fuoco, il fuoco non è venuto. Ma wow. Elia ha detto buttate acqua. Lui ha chiamato suo Dio, ha maledetto, ha fatto di tutto. Ehi. Ma alla fine la maledizione chi l'ha pigliato è lui. È lui che sta piangendo adesso. Ehi, grande esempio hai tirato fuori quando è il profeta Elia contro i profeti di Baal. Che i profeti di Baal, praticamente la parola Baal significa nel Signore, significa Signore, che sono tutti gli idoli che adorano queste religioni, tutti gli Yahweh, Yahusha, Yahua. Tutti i maledetti nomi del diavolo, Gesù Cristo, tutti i nomi del diavolo che chiamano queste religioni qua. E praticamente Elia, che serviva Yahweh Basham, Yahweh Shai, si mise incontro a 300 di questi, 100, 300 di 400 questi, 400, 400 di questi uomini qui. E Elia diceva, vai, invocate il vostro idolo e vediamo che cosa fa. E questi qua invocavano, non accade niente. E lui li prendeva in giro pure, dice, forse sta dormendo, chiamatelo, sì. ehi, Latanzio. Tu hai chiamato Yahua, dov'è Yahua? Sta dormendo? Perché non ha preso la moglie di Calam come hai voluto? Dov'è Yahua? Ok? Questo è, infatti questo diavolo qua invocava il suo idolo dicendo di portarmi via la moglie, che mia moglie mi mettesse le corna. E invece poi che cosa è capitato? Tutto è peggio a lui. Il contrario è capitato. Nel video che ha fatto ultimo ha detto che anche i suoi figli sono nel carcere o una roba del genere. Forse negli assistenti sociali, quelle cose no, lì. Non voglio fraintendere o chissà cosa, ma lui lo ha detto con la... Perché lui poi cancella i video. Lui poi cancella i video, quindi abbiamo visto qui chiaramente chi chiama il vero Dio. È da un anno che ci viene contro, facendo calunnie dietro calunnie, maledicendoci e robe varie. Ed è caduto tutto pienamente, appostamente bene. Un anno dopo il padre l'ha fatto vedere... Tutto quello che ha voluto su di noi, il padre lo sta facendo pagare peggio. E lui, guardando il suo video, guardando la sua faccia, ha perso peso. È sotto lo stress. Depresso, cavolo. È depresso. Ed è una brutta cosa quando la moglie ti pianta le corna. Questo è detto Genesi, capitolo 27, versetto 29. Dice, parlando al popolo di Israele, dice, ti servano i popoli e le nazioni si inchinano davanti a te. Sì, padrone, questa era la benedizione data a Giacobbe, il patriarca di Israele. Dice, sì, padrone dei tuoi fratelli e i figli di tua madre si inchinino davanti a te. E qua è il punto. Maledetto sia chiunque ti maledice e benedetto sia chiunque ti benedice. Ehi, alla fine abbiamo un osservatore che vede tutto ed è padre, Yahweh Basham, Yahweh Shai, suo figlio. Calma. Ok? E il padre noi stiamo vedendo che è con noi. Ok? Stiamo vedendo che il padre ci ha sempre, non ci ha mai mollato, anche in tutti questi anni qui. Perché la cosa che fa più male di questo diavolo qui, non è che ci viene contro con le scritture e robe varie, no. Calunnie. Lui va a toccare punti davvero che se non sei abbastanza forte, ti fa male, ok? Dice calunnie, stupidaggini. Occhio bionico. Profeta porno profeta. Porno profeta. Che le calunnie dietro calunnie, ok? Ma abbiamo visto che il padre ha svergognato il nostro nemico. Gli ha dato l'antipasto. Ha dato l'antipasto. Ma io l'ho sempre detto, ho fatto vedere anche nell'ultimo video che ho fatto su di lui, ok? E questo vi fa vedere che siamo i veri profeti dell'Altissimo, perché questa cosa qui, lo dico da tanto, che vedremo che fine farai. Vedremo. Vedremo. E eccolo lì. Ha perso la famiglia, ha perso la sua moglie, che si vantava con questa moglie qui. Mi ricordo un video che faceva e fa, io sono un, guardala, goditela, bla, guarda, mi ha messo la foto della sua moglie, tipo, e diceva, sparava di tutte quelle cazzate là.
un altro video che diceva che la sua moglie era suo Spirito Santo. Ecco, tuo Spirito Santo è a letto con un altro uomo. Ci ha lasciato il tuo Spirito Santo. Ehi, è una cosa davvero terribile cadere nelle mani dell'Altissimo. E il Padre dice, io mi glorificherò davanti ai tuoi nemici in voi. E ditemi se questa non è gloria, ok? Ditemi se questa non è una parte, un premio. E credevi che magari coloro che ascoltano adesso la possono vedere, non la possano sentire, ma noi che l'abbiamo vissuta, io personalmente che ho vissuto la mia battaglia, le mie tribolazioni quando ascoltavo la voce di merda di quel falso profeta, no? Che alla fine poi è stato svergognato da tutti quanti, è stato svergognato da sua moglie, dove ha fatto vedere il video che si fumava i joint e che si che sparava cazzate comunque. Sì, fumava i cannoni e poi faceva video per dirvi che il rapimento è già avvenuto. Ovvio, cavoli, dopo una canna ti senti rapito. Comunque, tornando, voglio prendere il libro di Giobbe, capitolo 42, versetto 1, dice: allora Giobbe rispose al Signore Yahweh Shemeshai e disse: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno, ok? E questo fa anche vedere, si allega al precetto che abbiamo tirato fuori nel libro di Romani 11, alcuni che sono stati, padre ha preso 7.000 uomini, che è un numero completo, un certo numero di alcuni uomini, che non andranno dietro a questi dei pagani, ok? E questo non è perché siamo i più bravi in quello che facciamo, no, questo è perché il Padre ha avuto misericordia, come ha avuto misericordia su alcuni uomini in Israele, ha scelto Mosè, c'erano tanti altri uomini migliori di Mosè, ma il Padre ha scelto Mosè, ok? Quindi il Padre sta facendo la stessa cosa ed è tutto il suo disegno. Non migliori, nel senso più abili. Più abili. Nel parlare. Bravo, sì. Non è perché siamo alla fine, più ecco, abili o chissà magari cosa. più abili, più anche esteticamente, più prestanti. Però alla fine, ecco, il Padre guarda quello che abbiamo dentro, come accadde nel caso di Re Davide, ok? Bravo. Quando mandò il profeta Samuele, che disse: non guardare l'esteriore, perché io guardo al di dentro e... Ma sei freddo. Sì, cioè, sta venendo. Non pensavo facesse così freddo, c'è un bel sole, ragazzi. Sì, ma quel sole là, questa stagione qui, quel sole ti inganna. Quando viene fuori così. Comunque, oggi siamo a predicare, non siamo a Bassano. Abbiamo cambiato posto perché abbiamo anche anticipato di un giorno, a dire vero, perché prossimamente facciamo un viaggio. Il Padre, se ce lo permette, faremo un viaggio. E se il Signore vuole, Yahawah Basham, Yahawah Shai Ratazza. Nell'antico ebraico significa con la sua volontà. Martedì saremo a Napoli ad insegnare. Saremo a Mergellina, ok? Sul lungomare di Mergellina a insegnare, più o meno verso le 12. E dice: chi è colui che senza intelligenza... Salaghia, questo per i fratelli che sono di Napoli e che se hanno la possibilità di esserci, ci troveranno martedì intorno alle 12. Sul lungomare di Mergellina, lì vicino al Castel dell'Ovo, a insegnare. Se il Signore permette. Giobbe 42. Che poi è sempre importante che quando facciamo un programma nella nostra vita, non è sempre necessario che lo diciamo ad alta voce, in modo che lo sentano anche i nostri parenti a casa nostra o comunque quello che sia. Però comunque, come ci insegna la scrittura, quando diciamo faremo questo, faremo l'altro, anzi lo prendiamo velocemente. Tutto se il Padre permette. Queste... E Giacomo capitolo 4, versetto 13, dice: e ora voi che dite oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quello che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Versetto 15. Ehi Salakia, questo precetto è davvero profondo. E questo precetto se siete nello spirito, solamente questo precetto fa vedere che i governatori di questa terra qui sono tutti figli di Satana e stanno lavorando contro l'Altissimo. Sì, ok, perché queste qua hanno agenda 2030, hanno un'agenda 2022, hanno agenda. E non dicono mai se Dio vuole. Infatti qua è il punto, versetto 15. Dovreste dire invece: se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro.
Invece voi vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo. Ehi, infatti, se Dio vuole ci sarà un nuovo ordine mondiale, ma noi attraverso lo Spirito sappiamo che ci sarà un nuovo ordine mondiale, ma non quello che pensano. Ma non il quello nuovo di, ordine di mondiale che Yahweh Shai tornerà e tutti questi diavoli qui andranno in schiavitù. L'ordine di mondiale sarà il nuovo regno di pace e giustizia che stiamo aspettando quando tornerà il nostro Messia. Quello sarà il nuovo ordine mondiale. Mentre il nuovo ordine mondiale di questo governo qui, dove al potere ci sono i discendenti di Esaù, Edom. Perché una cosa dovete capire è che coloro che oggi governano il mondo hanno un'identità biblica e sono i discendenti di Esaù. Edomiti sono biblicamente identificati. E non sarà il loro nuovo, non sarà il loro ordine mondiale a essere stabilito. Anzi, dice in Giobbe che quando staranno arrivando per compierlo, sì, il Signore la tiro fuori. Attraverso la distruzione nucleare quando li distruggerà. Per riempirsi il ventre. Cosa è? Giobbe? Lo tiro fuori. Il Giobbe. Giobbe capitolo 20, versetto 22. 20, sì, se 20, puoi il punto è 23, lo prendo velocemente. L'ordine mondiale che ecco, che noi diciamo se Dio vuole, Signore Yahawah Ratazah, faremo questo e quell'altro, e Yahawah Ratazah, il Signore Yahawah Shai viene presto a stabilire il suo regno. Mentre questi diavoli qua, presto verrà la loro fine invece. Presso il loro governo sarà caput. Questo è quello che stiamo aspettando. Questo mondo malvagio, questo regno malvagio va a finire. Loro e le loro maledette religioni di questo mondo. Wow. Secondo me. Voglio prendere Giobbe, voglio 20, voglio leggere il versetto 7. Dice: l'empio perirà per sempre come lo sterco suo. Come lo sterco suo. Come lo sterco suo. Cosa vuol dire sterco? Sì, come la merda. Okay. Infatti la parte della loro merda è queste sono le religioni. Le religioni, le istituzioni, la politica, l'economia. Tranelli, tutto. È tutto un tranello. Tutti i suoi figli sono tutta merda che viene fuori dall'albero di merda che il quale è Esaù Edom. Okay? Dice, se ne volerà via come un sogno, non si troverà più. Si dileguerà come una visione notturna. Pensa che il Signore dice che questi tempi qui, questo governo qui, questa vita qui, a un certo punto nel regno sarà come svanirà come un sogno. Sai quando noi sogniamo la notte? Che magari, ecco, cosa accade quando sogni la notte? Che tu emotivamente sei proprio dentro il sogno, ok? Cioè proprio provi delle emozioni, delle sensazioni forti nel sogno. Immagina quando sei in un incubo. La che paura. Appena ti svegli e fai grazie a Dio che era solo e questa è la situazione che siamo noi oggi stiamo siamo vivendo in incubo. Sensazioni, emozioni, paure, svegliare da questo incubo. Però quando entreremo nel regno, cioè, sarà come quando ci svegliamo la mattina che finisce, dici meno male era solo un sogno. La stessa cosa quando entreremo nel regno dirà è un sogno quello che è passato. Anzi un incubo come dice il fratello. Versetto 9 dice l'occhio che lo guardava cesserà di vederlo e la sua casa più non lo scorgerà. Quindi il padre ha promesso lo sterminio a questa razza di vipere, questa razza di diavoli, ok? Lo appoggia anche il libro di Abdia 1:18, ok? La casa di Giacobbe sarà un fuoco e la casa di Esaù sarà... Sono loro e Satana. Cosa sarà la casa di fiamma. Esaù? Fiamma. Noi saremo la fiamma e loro saranno... Abdia 1:18, lo prendo velocemente. Questo è Abdia capitolo 1 versetto 18 dove dice loro saranno paglia. Combustione, la paglia per il fuoco. Questa è Isaia Abdia 1:18 dice la casa di Giacobbe sarà un fuoco e la casa di Giuseppe una fiamma e la casa di Esaù come la paglia che essi incendieranno e consumeranno e non rimarrà più nulla della casa di Esaù perché il Signore ha parlato. Perché vedete che questo uomo deve essere estirpato, perché se non è estirpato ci sarà sempre malvagità sulla faccia della terra, ok? Loro costruiranno e torneranno, quindi il padre deve toglierli, davvero. Sono loro, sono il cancro della terra. Sono loro il Satana, il diavolo del quale parla la Bibbia, ok? Satana, il diavolo del quale parla la Bibbia, è una metafora applicata agli uomini, a questa razza malvagia. Che il Signore verrà a distruggere, ok? Versetto 10 dice i suoi figli si raccomanderanno ai poveri.
le sue mani restituiranno la sua ricchezza. Chi sono i poveri? I poveri sono gli israeliti, ok? Siamo noi nella tribolazione, siamo noi sotto la maledizione di Deuteronomio 28, siamo noi gli ultimi della società. E i figli di questi, di questa elite mondiale, di questi governatori, come dice in Apocalisse capitolo 3 versetto 9, ve lo prendo velocemente, dice Apocalisse 3:9, dice: ecco, io ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ok? Quelli che dell'elite mondiale, poi la giacchetta, che dicono di essere ma non lo sono, a posto, che dicono di essere ma non lo sono, che dicono di essere il popolo di Dio ma non lo sono. Dice: ecco, io ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. E infatti cosa dice la scrittura? Che Romani 9:13, Malachia 1:2-3, capitolo 1 versetto 2-3, dice: ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Ok? Qua fa vedere che gli odiati vengono a inchinarsi davanti agli amati. Infatti che gli odiati sono i ricchi di questo mondo, l'elite mondiale, i discendenti di Esaù, gli Edomiti, che si vengono a inchinare davanti ai poveri, cioè agli israeliti, che oggi sono dispersi in mezzo alle nazioni. Dice: le sue mani restituiranno la sua ricchezza. E quando parla della ricchezza, se leggete un'altra traduzione migliore, dice che lui restituirà tutta la ricchezza che ha rubato, ok? Questi qua hanno lottato tutto il mondo. Dove sono finiti tutto loro? Ok? Se andate nella riserva non c'è neanche un oro dentro. Ok? Dove sono finiti tutto l'oro? Ehi, papà, che shak, passamela la giacca. Ti do un precetto se facciamo un cambio. Facciamo uno scambio. Ci ha detto. Conviene. Lo stai indossando al contrario, ma va bene. Anzi, tanto l'appoggio solo. Questo è... Senti qua che lo spirito mi ha suggerito un precetto. Questo è... Michea capitolo 2 versetto 1, che dice: guai a quelli che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro letti per eseguirlo allo spuntare del giorno, quando ne hanno il potere in mano. Desiderano dei campi e se ne impadroniscono, delle case e se le prendono. Così opprimono l'uomo e la sua casa, l'individuo e la sua proprietà. Perciò così dice il Signore Yahweh Basham, Yahweh Shai: ecco, contro questa razza io medito un male a cui non potrete sottrarre il collo, non camminerete più a testa alta, perché saranno tempi cattivi. E chi sono questa gente qui? Questo vi fa vedere chi sono coloro che vanno in tutto il mondo a cercare di porre democrazia del cazzo. E questa democrazia è a posto per prendere la terra degli altri. È l'ultimo esempio, dove ce l'abbiamo? Lì in Israele. Gaza. Okay? Guardate cosa stanno facendo. Hanno fatto lì con i palestinesi che prima occupavano loro la terra di Israele? I palestinesi, c'era la Palestina, sono andati lì e sono andati a rubargli le loro case, sono andati a prendere le terre nelle quali abitavano. E Yarayal, ho visto proprio video, testimonianze di quando questi diavoli sono andati lì, praticamente si sono divisi il territorio, hanno detto: ok, quella là è zona mia, tipo andavano in quella casa là, prendevano la gente che c'era dentro, li buttavano fuori come gli animali, c'erano queste nostre adesso. Così sono andati a togliere via quella gente lì, praticamente la gente che oggi vive in Gaza o comunque in Cisgiordania, la gente che viveva nella Palestina, che poi è diventata Stato di Israele, praticamente quella gente sono diventati da abitanti praticamente a... rifugiati. Sì, tipo ai rifugiati, comunque hanno perso tutto in un attimo. Perché si sono presi, perché quella gente là, attraverso il trattato di Balfour, hanno preso il territorio. E comunque hanno preso le case della gente praticamente e le hanno buttati fuori. È la stessa cosa che stanno facendo a tutto il mondo. È tutto un lutto davvero. Molti paesi dell'Africa, paesi dell'Ovest Africa, tanti paesi non sono neanche paesi sovrani. Credono di essere paesi sovrani, ma non lo sono. Sono semplicemente delle proprietà delle nazioni bancarie, di queste famiglie che governano il mondo. Ok? Andando avanti qui, c'è qualcosa? Salutiamo a Claudio, a GMS in his likeness. Ehi, Yahobash mio Shebrita. Poi scrive: non dire le parole, Quercio scrive: non dire le parolacce, le persone vedranno il male.
Ma... Abbiamo già spiegato in passato questo punto sulle parolacce. Le parolacce semplicemente sono parole dure all'orecchio, ok? Sono parole dure all'orecchio, non lasciarti scandalizzare dalle parolacce. Alla fine questo mondo ci ha effeminati con queste cose qui, ci ha indebolito sì, con queste parole qui. Infatti, guardate perché malvagio, alla fine di dire merda, dire imbecille, dire rincoglionito, a oggi può suonare duro. Però sappi che anche ai tempi, quando gli uomini parlavano, questi qua erano termini termini duri che si usavano, che quando andavano usati, ok? Quando va usato va a dire che la religione cristiana cattolica o che il nome Gesù Cristo è un nome di merda, va usato, ok? Per dire quello che è. Cioè, comunque... È lo stesso faceva anche il Messia Yahweh Shai quando riprendeva i farisei, che noi nella Bibbia leggiamo stolto, ad esempio, no? Però a oggi è vero, se diciamo c'è qualcuno, se uno stolto magari suona ok come una cosa, non una parola dura. Ma se vai a vedere l'origine, a quei tempi quella parola significava imbecille, rincoglionito praticamente, quello che stava dicendo il Signore. Eh sì, ma cosa volevo dire? Alla fine, cioè, chi si scandalizza per queste cose qui non è stato chiamato a fare questo sì, cammino poi, qui. Poi se uno si mette ad applicare perché dici merda, perché dici cazzo, non ti importa del messaggio che stiamo sì, portando. Sì, perché se io ti dico merda, cazzo, questo non è quello che ti corrompe. Bravissimo. Cosa ti corrompe se ti insegno una dottrina che ti svia, ok? Non è questo che ti corrompe. Infatti nel libro di Primi Corinzi quando dice che una brutta comunicazione corrompe la gente. Cazzo e non è questo che ti svia dalla verità. Non è questo che ti svia dalla verità, è darti un'informazione ingiusta. Bravissimo. E poi il padre ci fa vedere come parlano i malvagi. I malvagi, sai come lo dice il libro di Salmi 55? 55:21. Hanno la lingua come il burro, parlano dolce, non sentirà mai una parolaccia, così chiamato parolaccia. Infatti questo volevo leggere anche come qua. Il pagliaccio, come il vecchio bastardo del Vaticano. Eh sì. Come lo sentirei parlare lui, tutto così, buonasera. Ma è un diavolo alla fine, ok? Qui dice Giobbe 20:12, dice il male è dolce alla sua bocca, se lo nasconde solo sotto la lingua. Il male non è quando ti dico vaffanculo, coglione. No, il male è quando ti do l'informazione ingiusta che ti può sviare, ok? Guardate un'intera generazione che abbiamo oggi, gli hanno insegnato di non usare parolacce, ma cazzo, sono sviati, sono fuori assolutamente, generazioni Z, no? Questi credono nell'evoluzione della scimmia, ok? Sì, pensa qualcosa è peggio se dire vaffanculo o se credere che vieni dalla scimmia. E comunque devo dire qualcosa, questo cammino è per davvero uomini, ok? Uomini con le palle, davvero. Questo non è un cammino per uomini tutti teneri e leggeri e effeminati, no. Questo è un cammino per uomini con coglioni, davvero. Sì, qua okay? Facciamo capire che anche qua non siamo per addolcire nessuno, non vi stiamo portando... Se non ti piace, se le parolacce non ti piace, vai su la Radio Maria là, vai sulla Radio Maria... che ti parlano dolce dalla 24 ore su 24. Sì, qua ti fa capire, qua non siamo neanche per ingannare nessuno, nel senso che te lo vogliamo dire ti vogliamo essere dolci, a dire, ehi, guarda, sta così, vieni, questa è la verità. No, te lo diciamo in maniera diretta e chiara come stanno le cose, ok? Quelli sono dei bastardi, sono dei maledetti diavoli che salakia, che il Signore Yahweh Basham, Yahweh Shai, presto distruggerà. E vi diciamo la verità così come sta. Cioè, cazzo, un uomo della mia età mi deve insegnare che termine devo usare e non usare. È questo che ti conta. Devi pensare alla salvezza, devi pensare al messaggio, ok? Non come viene presentato, ok? Continua a leggere Giobbe. Infatti, versetto 12 che avevo letto prima dice... Il male è dolce alla sua bocca, se lo nascondo sotto la lingua, anzi prendiamo per appoggiare i Proverbi 12, Proverbi 20 e 17. Vediamo cosa dice. Questo è Proverbi capitolo 20 versetto 17 che dice il pane frodato è dolce all'uomo, ma dopo avrà la bocca piena di ghiaia. Ok? Hai capito? Quando praticamente dici qualcosa di buono,
che alla fine, quando qualcuno ti viene anche a parlare in maniera dolce, mi hai capito? Chissà che cazzo ti sta mettendo in bocca, mi capisci? Che alla fine dice che ti risulta come ghiaia. Perché magari con termini dolci ti faccio accettare qualcosa che non è buono. Che cavolo, con termini dolci hanno sviato tutto il mondo. Con termini dolci nel 2019 vi hanno fatto prendere il veleno di Veronica, ok? Con termini dolci vi hanno fatto tutta questa roba qui, ok? Cioè, uno che ti vuole fare male, non si... infatti quando le scritture dicono che anche Satana si presenta come un angelo di luce, che cosa significa? Satana non ti viene a dire vaffanculo, bla bla, no, ti viene a parlare tutto dolce, bla bla bla. Si presenta come un angelo di luce, ok? Questo è Primo Tessalonicesi. E questo torna sempre nel discorso di prima, carnalità, la gente non vede oltre lo spirito. La gente non sta camminando in spirito, sta camminando carnalmente. Ups, ha usato vaffanculo, ha usato coglione. No, no, questi sono cattivi. Ah, vai a fare il culo, vai a ascoltare la Radio Maria, cazzo. Sì, a chi non piace quando uno parla con parolacce. Adesso non è che è diretto a te, se tu sei scandalizzato e dici ah questi qua perché dicono vaffanculo, non sono uomini di Dio, allora vaffanculo tu. Vaffanculo anche tu. Ok? Mentre se stai capendo il concetto e te lo spieghiamo attraverso la Bibbia, come dice anche Paolo in Primo Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 5, dice difatti non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, okay? Noi non usiamo parole lusinghevoli qua. E così facevano gli apostoli, infatti, così facevano i discepoli. Prendo velocemente anche... Concludo questo precetto, dice vai. Difatti non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia, Dio ne è testimone, ok? Il Signore è testimone, i suoi profeti non sono... Ehi! Gli apostoli del Signore, ok? Gli apostoli che il Messia Yahawashah si è chiamato, si è scelto, sono stati uccisi, ok? Sono stati uccisi, chi impiccato, chi decapitato, chi accoltellato, chi di vari modi. Non perché andavano in giro a parlare in maniera lusinghevole, non perché andavano in giro dicendo pace, amore, Dio ti ama, ricevi Gesù e vaffanculo. È così, ok? No, perché come Stefano, perché Stefano è stato lapidato? Perché Stefano con maniere dure diceva voi non capite un cazzo. Ha detto delle cose che sì, li ha fatto arrabbiare. Come a noi ci brucia il culo quando ci vengono a dire ah che Dio ama tutti, ah che Gesù Cristo è il nome del figlio di Dio. No, non capite un cazzo. È così che Stefano parlava con questa gente qua. Diceva voi non capite un cazzo, non adorate il vero Dio, non lo conoscete. Siete dei bastardi siete, ok? Vi comportate come dei bastardi, così parlava. Per questo poi li hanno decapitati. Non certo perché andavano in giro a parlare in maniera come ce l'hanno mostrati nei film. Ragionate un po', pensate logicamente. E ce lo sta dicendo anche Paolo. Paolo ce lo dice, non è certo con parole lusinghevoli che siamo venuti da voi. Ve lo siamo venuti a dire in faccia, ok? Paolo quando andava a predicare, entrava nella sinagoga, entrava e diceva, ok, avete rotto il cazzo, non è questo il modo di comportarvi. Cioè non è che entrava così, però quando iniziava a spiegare le cose e gli venivano contro, quando gli venivano contro a Paolo, Paolo diceva non hai capito un cazzo. Infatti molti di questi preti si sono messi un gioco del cazzo addosso, il gioco di non usare parolacce. E poi dopo sì, ci sono video che li hanno preso in registrazione fuori che usano parolacce che non... Sì. Hai capito? No, a Paolo poi gli bruciava il culo quando lui andava nelle sinagoghe. Si iniziava a parlare come magari con noi iniziamo a parlare, qualcuno è qua ad ascoltare. Poi quando dicevano, non è corretto quello che stai dicendo Paolo, se non ti circoncidi non sarai salvato. No Paolo, cioè, tu non hai capito proprio un bel cazzo, no, cioè stai proprio fuori, hai proprio sbagliato Dio, ok? Non è questo quello che il Signore cosa insegna. Cosa dicono le scritture? Che l'oppressione rende un uomo saggio. Furore, anzi, lo tiro fuori dal libro. Ah, di... sì. E perché questo qua... Sì, Ecclesiaste 7:7 dice oppressione rende un uomo saggio matto, ok? Poi ci sono fratelli magari che riescono a mantenere più la calma, ci sono fratelli che... No, ci sono fratelli che non usano parolacce, che non usano cose chiamate, ma questo non va scontato. Ognuno, cioè il padre non ha scelto uomini
tutto con la bocca del burro. Questo l'ha lasciato ai figli di Satana, ok? Sì, infatti i pescatori, quando Pietro, i discepoli del Signore che sono diventati apostoli, erano dei pescatori, e avevano parlare grezzo. Guarda che i pescatori a quei tempi là, era l'occupazione proprio più merda di merda, proprio la fine proprio, ok? Erano gente che non erano ben accolti a parlare. Guardate qua, questo è il libro di Salmi. A Paolo l'hanno ma pensate, Paolo quando andava nelle città a Efeso, Paolo è stato lapidato a morte, ok? Paolo è stato lapidato a morte non perché diceva no così, Paolo perché, cioè, quando loro dicevano no, si può essere salvi solo se tu osservi la legge, Paolo dice ma tu non hai capito niente, attraverso la legge siamo tutti quanti fuori. Ma Paolo non glielo diceva così, glielo diceva con termini duri, perché poi adesso qua stiamo pensando che siamo solo noi. Ma credetemi che quando vi trovate qualcuno davanti, mi ricordo, sai, stavo riflettendo che tipo un anno, 2 anni fa stavo predicando a Napoli, e un uomo era lì che mi continuava a insultare, a dire, su e là veramente mi veniva voglia di dire, ma vaffanculo, ok? Però ero ancora giovane in questa verità. Però quando ti trovi gente che ti viene contro, che dice no, la Bibbia è così, che sono fuori dalla verità, in quel momento, se come dice il libro di Salmi, lo zelo per la tua causa mi brucia, ok? E questo è, anzi, io mi ricordo proprio all'inizio, uno dei primi video che ho guardato dei profeti del Dio vivente, Yahawah Basham, Yahawah Shai, era il profeta della Repubblica Dominicana, che mi ricordo che gli era andato uno lì a parlare di Gesù Cristo, e lui fa, basta con sto Gesù Cristo, fa, ok? Fa un culo Gesù Cristo, fa, Gesù Cristo non è il nome del Messia. E io, a me questa cosa qua fa, Yahawah Shai è il nome del Messia. Ehi, alla fine questa cosa che hai detto è spirituale, perché ricordiamoci che questi demoni qualche volta si parla attraverso questa gente qui, ti rompono cazzo e tu devi reagire in una maniera, come il demone che camminava, che veniva dietro Apostolo Paolo, che gli rompeva cazzo, hanno dovuto urlarlo, vai, fattene fuori da cazzo. E farlo andare via. Pensa che come a oggi può suonare magari duro il fatto che uno dice le parolacce, può suonare anche duro se uno dice una maledizione. Se io maledico qualcuno, se io ti dico a questo lo maledico, io l'abbiamo maledetto. Questo dice no, guarda ragazzi, se voi maledite questo suo, la gente lo vede come male. Invece il Signore malediva, gli apostoli maledivano, ok? I profeti maledivano. I profeti maledivano. Maledivano anche proprio bambini, maledivano, affinché orsi se li mangiassero questi bambini. Questo è il profeta Eliseo. Ma vedi, voi non potete portare la vostra mentalità semplice a applicarlo nella verità, perché non è verità, questo è un tuo parere, lascia il tuo parere e lascia le scritture, è tutto un mondo diverso. Questo sono i modi dei malvagi. Questo è Salmi 55 e versetto 20, dice: il nemico ha steso la mano contro chi viveva in pace con lui, ha violato il suo patto. Ascoltate bene, come ha violato il suo patto? Sentiamo. Dice, la sua bocca è più untuoso del burro. E mi fa venire in mente quando sono andati questi diavoli bastardi edomiti nelle terre dei nativi indiani, ok? Hanno violato i loro patti andando lì a fare patti di pace, a loro parlare con pace. Non sono andati lì dicendogli parolacce, no, li sono andati con la bocca di burro. Ok, perché dice, quella bocca di burro praticamente è la vasellina prima che te lo mettono in quel posto. Okay? Dice, la sua bocca è più untuosa del burro, ma nel cuore ha la guerra. Le sue parole sono più delicate dell'olio. E a me ricordo che proprio quel parlare duro dei profeti dell'Altissimo, quando li ho visti per la prima volta, ok? A me ha scioccato. Mi ha attirato. Ho detto, chi sono questi a parlare in questo modo qui, con la Bibbia in mano? Questo è un modo nuovo di parlare. Questo è un modo nuovo di predicare. Vedete la differenza? Perché qua sta dicendo, la sua bocca è più untuosa del burro, ma nel suo cuore ha la guerra. Quindi preferite uno che vi lo dice come è, ok? Come stiamo facendo. O uno che ti viene, ma alla fine i suoi intenti è quello di sviarti, è questo quello che corrompe, non uno che ti dice nel suo modo parolaccia o quello che vuoi dirlo. Dice, le sue parole sono più delicate dell'olio, ma in realtà sono spade sguinate, ok? Kanak. Quindi attenti all'apparenza, ok?
Ehi, shalom a Nicola, ehi, shalom a Ganan. Ehi, shalom Nicola, ehi, shalom. Ehi, Brakta, ehi, quindi, cioè, noi vi stiamo presentando, vi presentiamo come siamo. Non abbiamo, non abbiamo le lauree per darvi le parole più perfette o chissà cosa. E come poi abbiamo già detto, così come ci vedete qua, così siamo nella vita. Quindi, così siamo nella vita, nel senso, abbiamo anche, nulla da nascondere. Anche togliendo la telecamera, se ci vediamo e ci beviamo un bicchiere di vino, una birra insieme, ci facciamo una partita a biliardo, così, così siamo, ok? Come, perché queste siamo... Ehi, come dice, chi adora il Padre lo deve adorare in spirito e in verità, spirito e questo è lo verità. Spirito e la verità, ok? Lo spirito e la verità di come siamo. Non quel falso mantello che la gente mette al di là di fuori per far sembrare dei santi, santi stupidi, cioè... Questa è la sincerità, fin da bambini ci hanno sempre voluto far mettere queste maschere, questo mondo qui, sempre farci apparire come persone diverse. E poi, infatti, lo scopo di questa lezione, camminare in spirito, è quello di togliere quella maschera finta che hai. E essere te stesso davvero. Cane. Devi essere quello che sei, non vivere con una maschera. I cristiani sono tutti degli ipocriti. Mi ricordo quando andavo in chiesa, ok? Andavo in chiesa con una maschera, appena uscivo dalla chiesa ero un'altra persona. In chiesa sembravo quel fratello tutto, uscivo ero un demone, Cane. Ok? Ed è la stessa cosa con tutti. E io sono rimasto scioccato quando furono nate le mie sorelle, questo prete qua sul podio, tutto sembrava proprio San Antonio, non so sì. Che cazzo era. Cazzo, ero scioccato che l'ho visto durante la pausa, dietro che fumava la sigaretta. Sì, sono rimasto scioccato, ho detto. E mi è fatto venire in mente anche a me un prete che tutto quando faceva il prete nella funzione parlava così. Poi tipo nella sacrestia dietro lo vedevi che sembrava un ragazzo di quartiere. Ma cazzo, comportati come ragazzo di quartiere sempre, no? Sì, te stesso. E questa è ipocrisia. Perché devi... Quella è ipocrisia, perché... La parola ipocrisia vuol dire attore. Un ipocrita è un attore. Uno che prende il carattere di qualcuno altro, ok? Uno che prende carattere di qualcuno altro. Il Padre non vuole questo. Ecco perché le scritture dicono, vieni come sei. Vieni come sei. Ok? Cioè, non è più ora di essere bambini. Apostolo Paolo stesso lo dice. Quando ero bambino facevo le cose dei bambini. Wow. E quando sono diventato uomo ho messo da parte le cose dei bambini. Smettetela con queste cazzo di parolaccia o non parolaccia. La parolaccia non si corrompe. I tuoi figli lo dicono anche a casa, anche a scuola, anche se non lo sai. Ma biblicamente l'Altissimo non ha mai condannato nessuno che abbia detto una parolaccia. Una parolaccia, infatti. Okay? La vera parolaccia è quando ti dico che ne so, spariamo una stronzata. Gesù che dicono le religioni. La vera parolaccia è dire che Dio ama tutti, ok? Gesù è un uomo bianco. La vera parolaccia è dire che suo nome è Gesù. Quella è una parolaccia, cazzo. Perché dove è la G nell'ebraico? Mi stai presentando un ebreo della tribù di Giuda con un nome greco. Quella è una parolaccia. Sì, la vera parolaccia è dire che puoi mangiare carne di maiale. Quella è una parolaccia. La vera parolaccia è dire che ti puoi tatuare. La vera parolaccia è dire che le... Ah, ecco, la vera parolaccia è quella che dicono le religioni, che non c'è più bisogno di osservare le leggi dell'Altissimo. Quella è una grande parolaccia, ok? Ehi, tornando al libro di Giobbe, capitolo 13, versetto 13, dice: lo conserva, non lo lascia andare giù, lo trattiene sotto al suo palato, ma il cibo gli si trasforma nelle viscere. Un'altra spiegazione è tutta la ricchezza che hanno mangiato in tutto il mondo, perché sono loro che stanno mangiando il grasso della terra. Tutto questo grasso che hanno mangiato, la ricchezza lì diventerà proprio amarezza nelle viscere, ok? E dice: ha traguato ricchezze e le vomiterà. Infatti, vedi, è lo spirito. Come si pronuncia questa roba qua? Tragugiato. Ha trangugiato ricchezze e le vomiterà. Dio stesso gliele ricaccerà dal ventre tutte le ricchezze che hanno preso ingiustamente, ok?
su tutta la terra. Questi qua vengono a fare guerra con te per prendere le tue ricchezze. Hanno tentato con gli afghani, ma guarda che il paese Afghanistan ha una storia proprio terribile. È l'unico paese che nessuno è mai riuscito a sconfiggere. Hanno tentato tutti i paesi, anche la Russia. Nessuno è mai riuscito a sconfiggere l'Afghanistan, ok? Quindi tutta la ricchezza che va in mondo, che ti piomba la bomba solo per avere il tuo petrolio. Hanno fatto guerra con la Cina per avere controllo dell'oppio, ok? Mm-hmm. Tutta questa roba qui li vomiterà, ok? Nel regno avremo tutto di nuovo, tutta quella roba che hanno messo da parte li avremo di nuovo. Pagheranno. Ok, pagheranno. E va avanti e dice: ha succhiato veleno d'aspide, la lingua della vipera l'ucciderà. Vuoi andare al punto, al versetto 22? Sì, Can, andiamo lì. Volevo solamente tirare fuori un po' di questi punti qui. Versetto 22 dice: nel colmo dell'abbondanza si troverà in miseria. Ehi, e qua sono nel colmo della... loro stanno arrivando al colmo della loro abbondanza oggi, ok? Hanno fatto un po' un test generale gli anni fa a vedere... Loro sono nel colmo della loro abbondanza. Hanno fatto un test anni fa per vedere un po' la popolazione come reagiva, perché praticamente loro sono nel colmo della loro abbondanza. Loro hanno il potere su tutto. Loro hanno potere sull'economia, sulle terre, sull'allevamento, sull'agricoltura, sulle istituzioni, sulla politica. Hanno il potere su tutto. L'unica cosa che gli manca è avere potere proprio su noi. Sì, quello sarà proprio il colmo. Quello è il colmo. Alla fine è il nuovo ordine mondiale. Non ha nulla a che fare con tutte le cazzate attorno, ma è quello di avere controllo dell'uomo e porsi come Dio. E lo fanno attraverso i microchip che metteranno sotto la tua pelle. Questo sarà il colmo. E stiamo arrivando a questo colmo. Però loro non arriveranno a avere il controllo totale su tutti gli abitanti della terra, a realizzare la loro agenda. Come okay? Abbiamo letto, il padre ha conservato 7.000 uomini che non inchineranno. Che non si inchineranno, e 7.000 è un numero simbolico. Letto, simbolico. Ok, dice: quando starà per riempirsi il ventre, Dio manderà contro di lui la sua ira ardente. E qui è forte, perché dice: quando starà per riempirsi il ventre, vuol dire che ha cominciato già a mangiare, ha cominciato ad avere successo con tutto, molti prenderanno quel marchio, e quando proprio sta per chiudere tutto, che gli eletti saranno sparsi, alcuni in prigioni, alcuni desoli. Come ai tempi di Elia, gli arriveranno nelle spelunche i profeti. Quando starà per dire: ok, eccolo, il nuovo ordine mondiale, boom, allora il padre lo dice, che manderà le frecce, che sono, dice, i missili nucleari. Quando starà per riempirsi il ventre, Dio manderà contro di lui la sua ira ardente, gliela farà piovere addosso per servirgli da cibo. Se scampa alle armi di ferro, lo trafigge l'arco di bronzo. Quest'arco di bronzo, questo è, sono i missili balistici. I missili balistici intercontinentali nucleari, che sono stati creati appositamente per la distruzione di questo governo, ok? Di questo regno malvagio. Che praticamente il padre userà il distruttore conosciuto biblicamente, ok? Il devastatore per portare fine a questo regno qui. Completa fine. Quanti minuti abbiamo fatto? Va bene così, Ariala, sì. Ehi, va bene, ehi. Comunque state in spirito, ok? Non tutto ciò che luccica agli occhi è oro, ok? Non fatevi ingannare dalla carnalità esterna degli uomini, che sembra proprio, cercano di presentarsi come degli uomini P, ok? Dovete andare oltre e camminare nello spirito. Se ci fai caso, anche quello è, Yarayala, sai? Perché se tu vai dietro a Gesù Cristo, Gesù Cristo ti porta in uno stile di vita effeminato, dove parli tutto dolce, sì, dove non vuoi sentire parolacce, dove non vuoi sentire giudizio, morte, distruzione, ma vuoi solo... Dobbiamo andare proprio. Chiure. Cavoli. Can. Entri in quel modo di pensare lì sbagliato, ok? Quel modo effeminato, come abbiamo detto. A che ora arriva in modo... l'aereo? Tra un'ora. 9:30? Tra un'ora, Can. Ok, dai, chiudiamo. Can. Mentre sei in Yahawashai, Yahawashai ti dà il...
ti dà l'animo di un guerriero, ok? Ti dà l'animo, ti dà la forza, ti dà il coraggio. Sii forte e coraggioso, come dice in... Quale precetto trovo tirato fuori? Sii forte e coraggioso. E lo dice nelle scritture, però volevo quello che immaginate cosa chiamavano i filistei. Immaginate cosa chiamavano i filistei, i figli di Israele. Chiamavano animali, bestie, ok? Questo era Daniele, capitolo 10, dove quando Daniele ha incontrato il Messia, Yahweh Shai, e devo rifare la lezione su Daniele 10, dove dice, allora, questo è Daniele capitolo 10, versetto 18, allora colui che aveva l'aspetto d'uomo mi toccò di nuovo e mi fortificò, egli disse, non temere, o uomo molto amato, la pace sia con te, coraggio, sii forte. Alle sue parole ripresi forza e dissi, parla, o mio Signore, perché tu mi hai fortificato. E questa è la differenza, il Messia Yahweh Shai ci fortifica in spirito, ci rende uomini per quello che dobbiamo affrontare in questa vita, ok? Perché questa vita è dura, abbiamo bisogno di essere uomini per battagliare giorno per giorno quello che abbiamo davanti, ok? Questo è lo spirito che ci dà il Signore Yahweh Shai, al contrario dello spirito effeminato di Gesù Cristo e delle religioni dove ci fanno mettere i piedi in testa da questi diavoli qua, ok? Ma noi attraverso lo spirito e il potere del Dio vivente, Yahweh Basham, Yahweh Shai, rispondiamo come Daniele, che dice, allora alle sue parole ripresi forza e dissi, parla, o mio Signore, perché tu mi hai fortificato. E queste sono le parole che ci fortificano, attraverso lo Spirito Santo per mezzo dei suoi profeti. Bene, con questo è tutto. Ma infatti volevo dire qualcosa velocemente. Secondo voi, perché stanno facendo di tutto, ok, per separare le famiglie, ok, affinché le donne possano crescere questi uomini qui. Questi uomini sono cresciuti tutti dalle mamme, ok? Non hanno la figura di un uomo, non sanno cosa significa essere un vero uomo. Vero. Io crescendo, mio nonno, i miei nonni erano uomini duri, cavolo. Non sentirai mai tre frasi senza una parolaccia. Erano uomini duri e questi qua ti davano la disciplina più forte dei tempi di oggi. Okay? Hai tirato fuori un buon esempio il fatto che la società oggi... Sì, tutti cresciuti dalla mamma, i uomini... Che appena un uomo e una donna si separano, il governo, il giudice, li mandano subito dalla mamma. È raro vedere che dei bambini vengono... lasciati al padre, tutti è proprio raro, cresciuti dalle mamme e vengono in uno spirito effeminato, uno spirito di donna, tutti effeminato. Va bene, tutto questo è, se vuoi chiudere con questo è tutto, sperando questo video possa essere stato edificante. Diamo tutta la gloria, il potere e le lodi a Yahweh Basham, Yahweh Shai Basham Rekrakutash, nostri doppi onori agli anziani e agli apostoli della Gran Pietra Mulino GMS, e Shalom agli eletti delle 12 tribù di Israele che oggi sono dispersi nel mondo. Shalom, Yahweh Basham, Yahweh Shai Barakatam. Shalom.